Hello! Grande, È entrato adesso Emma, incredibile, ha appena fatto partire il video. ottimo, Ciao Emma! ottimo tempismo, stavo Ciao! giusto iniziando. Ho letteralmente appena salutato le persone a casa. Perché diciamo le persone al plurale come se ci fosse chissà quanta gente? E i soliti tre stronzi. Quei tre stronzi sono io, Penati. Ciao Federica. Salutavo la co-creatrice di questa ambientazione, che guarda questi video. Ciao. Ma cosa ci racconti di bello? Cosa posso raccontare? Che in sti giorni mi sono sparato tutto Mass Effect 1 come un pazzo. Tanta roba, tanta Sì. roba. Ne abbiamo Ma è la parlato. versione quella Sì. Sì. La mattina rimasterizzata, per ore. quella. Ne abbiamo parlato stamattina Sì, mentre la consegnavamo il versione pane. rimasterizzata. Eh sì. Adesso mi Tanta roba. manca. Perché, mica, sembra veramente che non finisce più. Mi mancano solo due secondarie a livello di trama, tra virgolette, sulla cittadella. E poi devo fare l'ultima missione su Ilos, che poi mi porterà di nuovo nuovamente sulla cittadella per fare il Ok. culo alla Sovereign. Spoiler, questo gioco è vecchio solo di 15 anni, non puoi raccontare il finale. Se non Dovrei l'avete giocato dopo 15 anni siete delle merde! recuperarmelo anche un Mass Effect, perché io ho giocato l'1 No, e il è molto 2, uno bello. di fila all'altro, poi però ho dovuto aspettare un po' prima di comprare il 3 e poi non l'ho più recuperato perché mi volevo rigiocare l'1 e il 2 per poi giocare al 3. Ti consiglio a sto punto di aspettare che scenda di prezzo Beh, in la questo momento versione. sono partiti i saldi estivi, non è ancora abbastanza basso per i miei gusti, però intanto è basso. Comunque, Sì. Io invece sto Ho giocando a. Io salvato Brexit, ce l'ho fatta. invece sto giocando a Eternal Odyssey. Non so se lo conoscevate. No. È uno di quei No. giochi che piace molto a me, molto Ok. organizzativi, diciamolo da questo punto di vista. I gestionali. No, mi stanno sul cazzo. No, non è gestionale, è molto simile a un Dragon Quest, in un certo senso, un Final Fantasy, cioè un combattimento a Dai, turni, gestionali io li però è odio. molto più difficile a quanto pare, almeno così l'hanno descritto. Poi come l'hai trovato Gladius comunque? Non ne hai più parlato. L'hai provato almeno. Gladius, quello di Warhammer Quantumina, il 4x. Quello che hanno No, regalato su Steam qualche tempo fa. Ok. regalavano un Warhammer su Steam. Sì, Gladius, che è il Steam. 4x però, quindi non Ho è. fatto la maratona di Stellaris Sì. e a un certo Lo punto cerca. sono andato in overdose di 4X, quindi. Io ho giocato tutta la demo di Lies of P, che è molto figo. Ah, ne ho sentito L'ho parlare, ne ho provata, sentito non parlare. l'ho finita, ma non sembra Sì, malaccio. io l'ho finita. Devono giusto aggiustare un po' la parata e migliorare alcune C'è un animazioni po' dei di. boss, perché Alcune alcuni. animazioni sono un po' statiche, un po' così. Però No, più che altro c'è una le roba che. animazioni. Beh, è normale, sono burattini, per forza si muovono in maniera statica. Ma tipo i boss, Ah, sì, alcuni perché. attacchi non li distingui tra di loro. E la schivata Ecco, è molto peggio rispetto al parry, secondo me. Però però posso dire una roba? gliel'ho scritto nel form che ti danno alla fine del coso. Ma non siamo qui di parlare dei videogiochi, quindi Ah, no, però voglio iniziamo solo una cosa esattamente. veloce. Non è Mi sta mai sulle veloce. balle che. Un salutone a Fraus. Che cazzo, No, è stai zitto, velocissimo. basta! Mi sta sulle balle solo che le armi si rompono, punto. No, a me È una cosa piace che non onestamente, sopporto. a me piace. E a A me dà me piace anche fastidio. Breath of the Wild come cosa. E a quanto pare Perché. sono tipo l'unico cui Ma perché piace. in realtà non si rompono, le devi semplicemente aggiustare quando la cosa si. Incrina. Praticamente Pinocchio ha la smerigliatrice nel gomito e la può aggiustare mentre combatte. Ah, Fighissimo non lo come animazione. sapevo. Ok, guarda, dai, Pensavo ce l'avesse riproveremo. da qualche altra Boom. parte, la smerigliatrice. No, non ancora almeno. Tornando al gioco, l'ultima A volta ci noi. siamo lasciati Ma cosa stiamo giocando? alla Un festa con che avevate appena visto Luce, il drago non proprio, diciamo, addomesticato con le virgolette, però di Andrea Allora, e io tutto il resto. comunque non sono d'accordo nei confronti di queste preferenze, nei confronti degli NPC.
diamo i draghi così agli NPC come se niente fosse. Anch'io voglio un drago. Non per Ma Zippo è usarlo, mutato, sì. effettivamente. Tanto No, per dire un drago. perché c'è un. Ci sono dei cani che ullano in sottofondo e quindi non parla. Basta, se volevi un Vabbè, drago non non si dovevi sente. stare con la fazione che li ha uccisi tutti durante la Grande Guerra. Drago è un acronimo per dispositivo di rimozione. Comunque, torniamo quindi Antologico. al momento della festa. Sì. Dopo appunto questa cosa siete di nuovo lasciati liberi di andare dove volete. Che cosa fate? Vi Oh. riunite al gruppo principale all'interno della sala dei festeggiamenti, rimanete fuori per un po'. Cercate qualcuno di particolare? Cercate qualcosa di particolare? Io stavo pensando quasi quasi di approfondire la mia conoscenza di questo Andrea. Alla fine è quello che faccio, se sia un nobile. Però lui è uno di quei nobili un po' gnì, quindi. Sì, glielo chiedo direttamente. Ci Un po' sono nini. altri membri della tua famiglia o comunque delle famiglie alleate che si trovano in questa scuola? Della mia famiglia in particolare? No, non proprio. Qualche ramo secondario? Non abbiamo rami secondari noi, non, come ho spiegato, non siamo molto standard come famiglia di quel tipo. Siamo più normali anche se le singole persone sono eccentriche. Mia sorella maggiore al momento è da qualche parte in giro per il mondo a fare Dio solo sa cosa. Giusto, Dio è qua, potremmo anche chiederglielo, probabilmente lui lo sa. Mentre mio fratello maggiore ha studiato qui, però ha già finito il suo periodo di apprendimento e penso che al momento stia lavorando ad un qualche tipo di progetto assieme alla casata Alchemus, però onestamente non so se è perché non vuole dirmelo o perché non può parlarne, quindi non ne so molto, onestamente. Ok, Nostra madre può immaginare quanto sia contenta della situazione in quanto strega di Noctis, però è il buffo mondo in cui viviamo. E se voleva qualcosa di più normale non avrebbe dovuto mettersi con un soldato di Alchemos. sì, È in molto effetti ha tenero. senso. Invece mi ricordi, Andrea, di che fazione è? È cavalier, sì. Loro È sono di cavalier? cavalier, sì. Ok. Immagino che approfondirò la sua conoscenza in futuro di più. Quindi penso di voler ritornare alla festa. Io purtroppo devo Pensi? tornare perché, essendo la Anch'io. persona che l'ha organizzata, devo tenerla sotto controllo. Quindi cercate di non fare qualcosa che potrebbe gravare sulle mie spalle in quanto persona che ha organizzato questa festa e godetevi il resto della serata e se ne torno all'interno. Benissimo. Grazie. Sembra Molto giusto. tipo. E vedete un ultimo fulmine in cielo nelle nubi, di dove luce è scomparsa. Ragazzi, se non vi dispiace, io vado a girovagare, vado a cercare una cosa, vado a girovagare un po'. E te voglio esplorare questo posto, se non vi dispiace, Ricordiamo un che po' la di. sala dei festeggiamenti si trova su una collina un po' in mezzo al nulla all'interno delle mura della scuola, comunque. Quindi Ok. immaginatevelo come un posto un po' più discostato dove
probabilmente è vicino alle zone dove ci sono le stalle con gli animali, c'è il bosco su un lato e cose del genere. Io vorrei parlare un attimo in privato a Marilyn prima che se ne vada. Ok, va bene. Quindi guardi Astra del tipo schifosa E plebea. fare guardare luce a quella Astra. Marilyn, Sì. scusa se mi permetto, non vorrei oltrepassare i miei doveri o i Non so quali miei, sono. come si dice, i miei limiti, Esatto, i ok? tuoi doveri, cioè, what? Non mi veniva la parola corretta, Ok. i miei Limiti, limiti. più che altro. Ma mi stai simpatica, quindi vorrei invogliarti, vorrei consigliarti, anzi, di non andare a dire a tutti quanti che sei la figlia di Dio, sei Gesù. Beh, tecnicamente io mi definisco sua figlia, so soltanto che mi ha creato lui un anno fa. Questa è una informazione interessante che ti consiglierei di non rivelare a chiunque, ok? Ma soltanto delle persone che ti sono guadagnate la tua fiducia, ok? Il mondo là fuori non è così gentile come tu puoi pensare. E ci sono Ok. persone che farebbero cose molto brutte pur di conoscere i tuoi segreti, immagino. Io non ho segreti. Anche soltanto il fatto che sei figlia di Dio, o sei stata creata da Dio, può essere interpretato come segreto. Ok, va bene, ho capito. Quindi adesso siamo amiche. Facciamo conoscenti, compagne, compagne. Elisabeth, in questo momento ti flasha nella mente l'immagine di tuo padre sulle scale all'ingresso della vostra magione che ti dice: Elisabeth, ricordati i tuoi doveri nei confronti di questa famiglia. Elisabeth. Ho detto compagne, intendevo dire compagne. Non cambierò opinione per quello stronzo di mio padre. Te la sei Ok. fatta sotto. Ok, che vuol dire che siamo quasi amiche? Sì. E Significa mi che siamo persone che si stanno simpatiche, ma che non facendo parte dello stesso ceto sociale non possono interagire continuamente. Ottimo. E immaginati come tipo una regina che fa amicizia con la sua maid, non mi viene la parola in italiano. Ancella. Ancella. La maid non è la La cameriera, governante. sì, Il però governante, cameriera, Ancella ha più cameriera. senso nel contesto. Possono avere anche un rapporto di amicizia, ok? Ma l'amicizia che c'è tra una ancella e una Ok. regina non può essere Interrompiamo la quella stessa. cosa perché altrimenti Bass andrà avanti all'infinito con i suoi esempi e Ah, in eterno. spostiamoci su Marilyn. Quindi che cosa volevi andare in giro a fare esattamente dopo che riesci a liberarti da questa discussione? Ok. Allora, ho preso un colorito leggermente rossastro perché ho il mal di testa per quello che ha detto Ha Elisabeth. senso? Non riesco esattamente a capirlo, però rispetterò quello che mi ha detto. Allora, io volevo andare a cercare, perché aveva attirato la mia curiosità, una ragazza che avevamo incrociato l'altra volta, probabilmente per sbaglio, prima di andare con Andrea. Quella con i capelli blu Sì. E molto fluffosi, non mi viene in mente il termine corretto. sì. Più che altro perché aveva attirato la mia attenzione, forse perché gli avevano fatto cadere dei libri, non mi ricordo. Andavo a L'avevo cercare. colpita quando stavamo Era uscendo. inciampata contro Elizabeth, sì.
Va Non mi bene, ricordo se allora avesse ah, è dei vero. libri, però è il genere di personaggio che effettivamente cioè, era una festa, quindi non penso di averla scritta con i libri, però è quel genere di personaggio che andrebbe in giro con dei libri se in un'altra occasione. Quindi un po' l'hai azzeccata, già come te la immaginavi. Ok, grazie memoria. E niente, sono incuriosito da questa cosa e voglio girovagare per trovare la ragazza. Ok, fammi una prova di interazione. Roll 3D Yes. 4. È una prova senza target, serve soltanto a stabilire quanto ci metti a trovarla. Allora, io di interazione conta l'arma magica? Sì, Sì, no. adesso tirate sempre con la vostra arma magica, a meno che per qualche motivo non ne veniate separati. Ok, 3 di 20 più 4. E te? 20, per Ok, un totale di 20, 24. 24, posto. Ok. Bene, Marilyn, andando in giro, in realtà sei ancora all'esterno, quindi inizi a dirigerti verso la porta principale della grande sala e quando ti trovi davanti al portone principale, noti con la coda dell'occhio che un po' scostato rispetto alla costruzione di legno, ma sempre a tipo una decina di metri di distanza, un po' sul lato. Che c'è una stradina sterrata che prosegue fino a un pozzo e senti che ci sono persone che parlano in quella direzione. Istintivamente, prima di tornare all'interno della sala, vai a controllare in quel posto e svoltando l'angolo trovi effettivamente la ragazza di cui parlavi, o meglio, la ragazza che cercavi, la ragazza di cui parlava Zippo sarebbe la cosa. Si trova schiena contro il pozzo mentre un minotauro alto più di 2 metri sembra, com'è che si dice, mostrarsi molto aggressivo nei suoi confronti. Ci sono altri due studenti della scuola accanto a lui, ma sono lì praticamente soltanto per fare la spalle. È palese che questo qui sia il capo. E hanno praticamente spinto questa È in sala ragazza contro il bullet. pozzo. Ok. Non ho mai fatto una cosa del genere. Cosa diceva papà? No, non mi ha mai detto niente. Cosa diceva la professoressa? Non abusare della magia, che a lei sembra in difficoltà. Intanto Ok. senti il Minotauro dire: sentiamo, perché mai una strega come te si sarebbe fatta vedere qui ad una festa dei Cavalier, eh? Tutti sono invitati, questa non è una festa esclusiva dei Cavalier. Oh, certo. Allora permettimi di riformulare. Come mai tu in particolare pensavi di poter venire ad una festa del genere e soprattutto cosa pensavi di fare? E te. Adesso intervengo io a voce alta. Perché, scusa, che cosa ha fatto? Ci sono tre paia di occhi che si girano verso di te in quel momento e uno sguardo terrificato, unione di terrificante e spaventato, terrificato. Della ragazza che appunto anche lei si gira a guardare verso di te. Altro sinonimo terrorizzante. No, non è terrorizzante, quello è Terrorizzante. far paura. Vabbè. No, perché era terrorizzato e Sì, qual era la seconda terrorizzante. parola che però non mi era venuta? Vabbè, lasciamo stare. Comunque, si girano verso di te. Oh! A quanto pare il blob vuole unirsi alla discussione. Tecnicamente sono uno slime, non è molto gentile. Fa un cenno con le corna verso la ragazza dei capelli azzurri. E tu cosa hai nei suoi confronti? Niente, principalmente, però mi chiedevo perché
Ho capito, un'altra stupida Alchemus senza istinto di conservazione, allora. Mentre gli altri due rimangono accanto alla ragazza, accanto al pozzo, il Minotauro si gira proprio verso di te e fa così. E si avvicina a te camminando. Sentiamo, che cosa vorresti fare esattamente? Ok, opzione A, urlo il nome di Andrea. No, cazzo, mi aveva detto di non fare qualcosa che può Esatto, compromettere. c'è un motivo se l'ho detto. Ok, va bene, mi hanno detto di non usarla, ma porca troia, ogni volta. Io ho 5 punti magia adesso. Sì, ricordatevi che non si sono resettati quelli. Vi ho Va dato un bene. punto eroismo per la fine della Ok. sessione a testa, ma i punti magia e tutto il resto non si sono sistemati. Ok, roll 3 di 20, 3 di 20 più quanto cavolo avevo? 6. Stavo guardando la nostra salute, ma nel combattimento che ho avuto contro nessuno si è fatto Ok, male. se no uso il punto, ho 2 punti eroismo. Il punto eroismo cosa faceva? Dava più Tiri un altro 10. dado e ottieni più 10, sì. Ok. Fammi vedere un attimo le statistiche di questo 16. tizio. Eccolo qua. E dice No, più 10 è 26. cosa ha intenzione di fare? Blob. No, dovevi tirare un solo dado con il punto eroismo. No, ne ho tirati i soliti 3 dadi e adesso devo tirare un Ah, dado ok, in. pensavo che avessi già ritirato. Ah, scusate, non li ho tirati insieme. Tiro un dado. Roll un di 20. E te? Ok, 6, quindi niente di ok, più, quindi è 20. rimane 26 in totale. Sì, 26. Ok. È sufficiente effettivamente a batterlo, il suo valore è 24. Oh, mio Dio. Ok, questo significa E che devo niente, cercare di il resistere. Tauro è fatto. Adesso lo one shot. Scusate. Scusate un attimo, ok, arrivo. Ok. Ah, avevo usato passione, Sì, però l'ho non. immaginato. E 23. E non ha, lui non ha armatura magica, essendo cavalier ha solo armatura fisica. Quindi l'hai battuto effettivamente. Tolgo 2 punti magia. Finisce con il culo Ehi, anch'io sono per cavaliere, anch'io ho terra. un'armatura fisica. No, Ok. gli NPC la ottengono con il livello, voi la ottenete quando ottenete l'equipaggiamento. Maledetto Ah, a capitalismo. proposito dell'equipaggiamento, Elizabeth, tu come soldi Un po' di soldi, immagino. No, tu hai un piccolo tesoro. Ah, addirittura. Sì. Uno, giusto? Significa che puoi comprare qualsiasi cosa che valga una miseria senza che questo abbia effetto sui tuoi risparmi. Ha senso. Astra, tu hai 3 miserie, quindi segnati 3 pallini in equipaggiamento ricchezze, puoi Ok. semplicemente cliccare sui quadratini. E Sì, adesso lo metto. Zippo, tu hai un po' di soldi, un singolo quadratino. Va bene, un po' di soldi. Yes. Semplicemente la tua vicinanza alla È scuola è quello già verso più peggio. la tua vicinanza alla scuola è già più redditizio della famiglia di Astra che viveva nei boschi. Ok, va bene. Ah. Quindi 3 pallini su Sì, quello mentre là. per Elizabeth questo è Allora, semplicemente quello che ha addosso in questo momento. La sua famiglia ovviamente è molto più ricca. sì, ma Ok. immagino anche che non abbiano dato tutti i soldi alla figlia. Esatto. Quindi, Anche perché cosa? Zippo, Marilyn, scusa, non posso interrompere la scena per parlare di queste cose. Quindi, lanci questa magia. Ovviamente gli altri ti vedono lanciare questa magia, non è una cosa che non si nota. Ma tra l'altro, non mi ricordo, ha effetto anche su più persone.
Sì, passione incontrollata 26, 3 persone. Ah, quindi prendi anche gli altri due tizi. Ottimo. Sì, ma aspetta, controlla perché io ho le foto che mi avevi mandato te. Tre Ok, bersagli. penso di sì, perché 15 di solito è il minimo per una magia, quindi sì. Quindi li hai presi, gli altri due sono di livello più basso rispetto ad Argo, quindi sicuramente li hai presi. Tirerei anche per loro solo per scrupolo, vediamo se hanno effettivamente, sì, hanno due dadi, quindi proviamo. Vediamo Mi se dispiace. almeno uno di loro resiste, ma non penso. Adesso qualcuno fa un doppio 20. Se lo A facciamo meno, in quel caso. se non fanno un doppio non possono battere questo punteggio, quindi no, C'è andato vicino però. sono tutti sotto l'effetto, quindi tutti e tre. Vedi, Ecco. tu hai il bastone, no? Quindi col tuo bastone tenuto in mano pronunci le parole e come una sorta di vapore rosso fuoriesce dalla tua bocca mentre il bastone si illumina di rosso. L'ambra si illumina dall'interno come una spada laser comprata a Disneyland di rosso. E i tre bulli di fronte a te vengono pervasi da questa sorta di vapore che entra nel loro naso, nella loro bocca e nei loro occhi. Rimangono per momentaneamente Ma che storditi, cos'è questa roba? rimangono momentaneamente storditi, e poi il Minotauro ti dà una pacca sulla spalla e dice: Ah, beh, è stato davvero divertente, ma siamo qui per festeggiare, quindi perché non torniamo effettivamente a festeggiare e lasciamo questa sfigata per conto suo? Che E dite, io ragazzi? Sì, in effetti, perché stiamo perdendo tempo con queste stronzate quando potremmo ubriacarci e divertirci, effettivamente? io faccio dico sì, ma in maniera molto forzata, e te andiamocene da qua, e intanto faccio anche segno alla ragazza di andarsene e mi porto i tre ragazzi dietro. La vedi che sgattaiola via un po' di lato controllando cosa fai te ogni tanto, quindi non si sposta, non se ne va del tutto, continua a fermarsi ogni tot per vedere cosa fai. Ok, allora, e ragazzi, voi intanto andate alla festa, io devo prendere una cosa dalla mia stanza, ci metto un attimo, torno subito. Certo, vuoi che ti prendiamo qualcosa da bere? No, 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 sto bene, sono a posto con i liquidi. Ok, hai bisogno di qualcosa? Qualsiasi cosa? Sul serio, qualsiasi cosa? È vero, gli ha stregati. Esattamente perché davate fastidio alla ragazza? Solo per curiosità. Oh. Beh, perché andiamo, lo sai, è sempre così. La tensione fra Cavalier e Noctis è sempre stata alta. Ovviamente non ne avremmo fatto niente di serio, però quante volte ti capita di avere per le mani una strega di Noctis di sangue proprio? Ok, quindi è una questione tra casate, una cosa del genere. Intendo dire che Noctis è il suo cognome. Oh, e te posso capire, deve essere. Ok, posso capirlo. Non possiamo ovviamente toccare la strega a capo della casata perché è di livello troppo alto per le nostre capacità nel controllo della magia, però questa qui in pratica non reagisce nemmeno. Ok, posso fare intervenire Asta? Sì, certo. Potreste per favore non farlo Ok, più? perché? Tutto quello che vuoi. Grazie, grazie mille. Aspetta, io C'è vado un Astra attimo. che sta.
sorseggiando al bancone. Si gira un attimo e tipo sbarra gli occhi e la vede lì con questi energumeni. Sì. Beh, c'è un minotauro. E corre lì di corsa. Gli altri due sono normali. Ok, no. Interno di dimensioni. Ok, beh, la vede con questo energumeno gigante e corre lì tipo di corsa. E fa... com'è che si chiama il personaggio di Zippo? Marilyn. Marilyn. Mary? Abbreviato, se no è troppo lungo. Cioè, ti lascio un secondo che stavi tampinando la nostra compagna e sei andata a disturbare qualcun altro. E te... Allora, ragazza, oh, è sconosciuta. Devi smetterla di cercare di portare degli amici. E te, no, non stavo disturbando nessuno, allora non dà fastidio. Per no. Motivi non... Mi dispiace per la mia amica, è un po' troppo... No, nessun fastidio, stavo soltanto parlando tra amici, siamo tutti amici. Ok, allora, a posto, voi godetevi la serata, io devo andare a fare delle cose mie. Amici, mi raccomando. Non la... Sì, quello che Astra ha appena fatto è un trucco per... portare via le persone in una brutta situazione, non stava dicendo cose che pensava davvero. Sì, la sì. Vera domanda è, loro si accorgono poi di questa cosa una volta che scade l'incantesimo? Oh, appena finisce, Marilyn sarà in guai grossissime. Ecco, appunto. Ok. Quindi oddio, un po' lo pensavo, perché... Nel momento in cui Marilyn perché lancia un'altra ha rotto magia, le palle a basta in tutto il tempo e... l'incantesimo salta. Okay, l'effetto finisce. Ok, allora io me ne vado. E c'è ancora la ragazza? Sì, puoi ancora raggiungerla. Ha osservato la situazione a distanza per un po'. Ok, allora la raggiungo, cioè senza farmi vedere. E te, grazie Astra. E te, devo parlare con una certa persona. Oh no, non di nuovo. In quanti guai hai intenzione di cacciarti in 5 minuti? Io non mi caccio mai nei guai, succede. Sono i guai che cercano me, mica il contrario. Vabbè, io voglio andare a parlare con questa ragazza. Stammi un attimo a sentire. Hai appena tampinato un minotauro. Hai una vaga idea di quanto siano irascibili? E tu sei una brava persona, non lo voleva fare veramente, soltanto... Quella è una cosa un po' razzista, assumere che tutti i minotauri siano aggressivi, però... Non so neanche di cosa stai parlando. Beh, un pochino, però sai, lei non conosce benissimo il mondo, perciò... Diciamo, mi correggo, è sconsigliabile fare incazzare un minotauro. Quello ha già più senso. Forse così va meglio. Non preoccuparti. Così. In qualche modo... Ti rendi conto che è molto... Dove la... Sì, ok, ma chi è che devi incontrare stavolta? E te, devo incontrare quella ragazza che si sta nascondendo con i capelli blu. Quale ragazza? Quella là. Quella a 20 metri di distanza in questo momento, perché piano piano si è allontanata. Certo, che come se io posso vederlo. Io non vedo nessuno. Ah, vabbè, comunque sia, devo andare a parlare con la ragazza che quei ragazzi stavano... Va bene, vai pure a parlare con la tua ragazza immaginaria. Ci vediamo dopo. Immaginaria, vero? Ok, allora io ciao. Io non vado nessuno, vabbè, vado un po' a bere che è meglio. Va bene, grazie Astra, ciao. A stringere amicizia con persone un po' più normali, ciao. Astra, mentre rientri, vedi... che appoggiata sullo stipite del portone della grande sala c'è una ragazza vestita in maniera molto elegante
con abiti di palesemente fattura non umana, ha le orecchie a punta, gli occhi totalmente neri, facilmente identificabile come una fata, che osserva, ha appena osservato il vostro scambio di parole tra te e Marilyn, e probabilmente anche quello che è successo prima. E io l'ho vista. Ah, Mentre ok. ti giri per tornare dentro, la noti Allora che hai osservato. vado a interloquirci. Finiamo con Marilyn intanto. Sì, vai. Ok. Si fa raggiungere la ragazza o tipo Sì, si quando sposta vede lì? che hai... sei riuscita a svincolarti dalla tua amica e a raggiungerla effettivamente, si pone un po' più in una posizione un po' più visibile. Grazie per prima. E te. Sì, non devi ringraziarmi. Tutto Si scuote un po' il bene? vestito che ha preso un po' di polvere in quello che è successo. E te. Tu stai bene? No, sì, è tutto ok. E te, a me non sembra esattamente. Senti, non so quanto queste cose siano naturali, però appena la magia si esaurirà, mi sa che si incazzeranno tantissimo. Probabile, sì, molto. Infatti non capisco perché tu ti sia intromessa in quel modo. Perché l'avevo fatto? Perché avrei bisogno di aiuto e poi perché... Ah, giusto. Ti va di diventare mia amica? Basta! Non ti conosco nemmeno. È piacere di conoscerti. Il mio nome è Marilyn Arkeneos. Le porgi la mano. Sì. Tentativamente la stringe e dice: Ecate. Ecate Noctis. È il piacere di conoscerti. Archeneos? Sì. Sei una forma di vita magica. Scusa, Sì, esatto. continuo a fare queste cose ogni volta, sono sempre troppo fissata su questo genere di cose. Chiedo scusa e ti ringrazio per la tua assistenza, Marilyn. Ad ogni modo, per la tua sicurezza gradirei se non interferissi se questa situazione dovesse capitare di nuovo. Non ho bisogno. Ok, va bene, quindi sei una maga potentissima o una cosa di questo tipo? Non mi piace vantarmi, ma non è una questione di magia, onestamente. Semplicemente, non lo so, mi sono mai trovato in una situazione del genere prima, onestamente. Cioè, qualcuno che intervenisse, non so esattamente come agire con queste cose, quindi se è meglio che io vada adesso, se per caso dovessi trovarti alle lezioni di manipolazione della magia, potrai trovarmi lì. La magia blu è il mio forte. L'avevo capito. Ok, Ciao allora e scappa. stato un piacere. No, sono finita. Niente. Astra, tornando a te, tu provi ad avvicinarti a questa fata,
Nel momento in cui fai un solo passo, però, lei si gira all'interno della porta e sembra svanire in mezzo alla folla. Oh, merda. Ti ha guardato prima di Ehi, dove farlo. cavolo è andato? Elizabeth, ti vedi comparire di fronte, non so dove ti trovi in questo momento esattamente. Avevi detto che volevi provare a... No, avevi detto di lasciar stare Andrea, se non No, erro. probabilmente ero rientrata dentro e stavo cercando qualcuno con cui parlare. In particolar modo forse Zara Traka, se c'è. Però in generale penso che fosse intorno ai tavoli a guardare e forse a guardare la situazione che stava combinando Merlin. No, onestamente, dall'interno non si poteva vedere molto perché erano fuori. Astra Ah no, l'ha visto ok, quando si sono spostati di fronte alla porta. no, allora non li Sì. ho Però probabilmente visti, io appunto, probabilmente... Elizabeth, ti trovi di fronte all'improvviso questa bellissima fata in abiti molto costosi e riccamente decorati. Riconosco lo stilista? Hai esperienza con stilisti Ucci. fatati? In tal caso non credo. Ho esperienza con abiti nobiliari. E purtroppo questo è uno stile estraneo alla Ok. tua conoscenza umana, purtroppo. Ok. È proprio stile delle terre fatate. Fatati, ma quindi alle ali da farfalla. Ok. No. È una fata intesa come quelle fate della mitologia inglese, quindi sono praticamente tipo elfi, però con extra magia. Appunto, Ok. un po' tipo i fatati di Corvi di Mostro. Ok, resto un po' un pochino sorpresa. Ti fa non proprio un inchino, ma un leggero cenno della testa e come possiamo Tiro definire? interazione per capire la casata. Ti afferra la mano, ecco, e dice: È un piacere, Elizabeth della casata Fulmer. Adesso faccio un tiro interazione per capire lei che casata appartiene. Diciannove Più quattro, più quattro 23. sono 23. Ok, non puoi conoscere la sua casa, la sua dinastia. Lasciamo il termine casata Ok. soltanto per le quattro casate della scuola, perché altrimenti ci confondiamo. Il Ok. nome della sua famiglia non lo conosci, però intuisci che lei sia di un lignaggio nobile del regno delle fate, effettivamente. Quindi faccio anch'io Hai un... anche, visto che hai fatto un risultato alto, sei anche sicura che se lo chiedessi a Zaccaria, lui ne saprebbe di più, il tuo compagno di Ok. stanza. Io quindi faccio un mezzo inchino a mia volta Quando ti vede e farlo, solleva leggermente un angolo del suo vestito. E perdoni la mia ignoranza, ma con chi ho il piacere di parlare? Oh, il mio nome è Niria. O meglio, puoi chiamarmi Niria. Aspetta, che me lo segno. Nieria. L'ha fatta. Yes, indossa il simbolo di casata Florin, ovviamente, essendo una fata è quasi scontato. Buongiorno, Nirian. Non posso far a meno di notare il vostro abito riccamente decorato. Sembra un pezzo molto pregiato. Come io non posso fare a meno di notare i segnali di una persona appartenente alla stimata casata Fulmer, o probabilmente dal punto di vista di altre persone del mio popolo,
diciamo famigerata. Aspetta, la mia casata ha fatto qualcosa di male alle fate? Alchemus è entrata in guerra per andare contro di loro, in pratica. Ok, yeah, awkward. Potrei chiederle che cosa porta una fata di tal rango a parlare con una nuova studentessa di questa scuola. Non penso che il mio nome si sia diffuso così velocemente. Lasciamo queste false pretese per i plebei. Conosco bene la capacità magica dei membri della tua famiglia e so che anche se sei qui non ci rimarrai molto con le tue abilità. Quindi pensavo di far conoscenza con una qualche persona interessante per una volta. Ok, aspetta. Quello che mi ha appena detto può significare due cose. Uno, che pensa che la mia famiglia abbia tanto talento. Due, che sta denigrando la mia famiglia per non aver talento. La È mia una famiglia è fata, già... puoi prenderla in entrambi i versi, probabilmente sono entrambi veri. Maledetto me che ho fatto la stirpe nobiliare. Scusate, c'è una zanzara. Adesso sono in Ecco. paranoia ogni cosa che mi dicono. Beh, Merda. cosa? È fuggita in alto nella penombra. Metti gli Vabbè, odio. zampironi. Non ce li ho gli zampironi in casa. Metti le piastrine. Dimmi cosa le dici, bassa. Beh, spero di poter riuscire a soddisfare le vostre aspettative. Non ho potuto fare a meno di notare, però, che sembrate andare in giro con altre due studentesse di casate totalmente diverse. Una appartenente alla mia stessa casata. Siamo in qualche modo compagne in questo momento. Ci siamo ritrovate ad affrontare la prima prova scolastica insieme e in qualche modo... Ha 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 ha! L'ho presa, scusate. Ok. E in Allora, qualche modo pronto. sembra che abbiamo vagamente regato, più o meno. Una di loro è molto esuberante, se così le possiamo dire, e... Non penso di avere il coraggio di rifiutare le sue richieste. Detto ciò, non posso negare di sentirmi un po' a mio disagio a parlare con È qualcuno che sa così morta. tanto. Non posso negare di sentirmi a disagio a parlare con qualcuno che sa così tanto su di me e che a malapena conosco. Hai ragione, hai ragione. Tuttavia sono qui semplicemente. È meglio che specifichi il motivo per cui sto parlando con te, effettivamente. Vedi, c'è una sorta di rituale che facciamo a questo genere di feste per le nuove matricole. E vedendo, è una cosa che andrebbe fatta in più persone, quindi vedendo il vostro legame con le altre due studentesse, pensavo che potreste chieder loro di partecipare. Saresti così gentile da spiegarmi che genere di rituale Sì, avreste si in mente di tratta di una fare? sorta di prova di iniziazione, nulla di particolare, semplicemente è una sorta di, diciamo, manifestazione delle proprie capacità collettiva da fare con qualcuno con altre matricole in modo da creare una sorta di legame. Ovviamente assieme a altri studenti che sono presenti da più tempo in modo da formare questa sorta. Com'è che l'hanno descritta? Non l'ho inventata io questa cosa, quindi è un po' come creare una sorta di cordone continuo che
dai primi studenti di questa scuola fino ai più recenti, fino ad oggi, una cosa del genere. Una specie, sì, di cerimonia di iniziazione, come l'hai descritta prima. Legare il nostro potere magico, eccetera, eccetera. È tradizione, noi fate teniamo molto alla tradizione, quindi ho pensato di rendermi la portavoce di questa cosa per questa volta. Non posso negare di non essere particolarmente interessate alla tradizione, però un evento del genere ammetto che avrebbe la sua attira abbastanza il mio interesse. In fin dei conti, mostrare al resto della classe le mie abilità magiche e mettermi in risalto farebbe di sicuro un buon effetto come pubblicità per la mia famiglia. Tuttavia non ho intenzione, non penso che sia consono fare un rituale del genere in questi genere di abiti cerimoniali. Se non ti dispiace, quindi andrei velocemente a cambiarmi e avvisare le mie due amiche. Ritornerò qui tra un 15 minuti. Ti Certamente, troverò certamente. ancora qui. Sì, in realtà aspetteremo. Anzi, ti dirò direttamente dove andare per partecipare a questo rituale, effettivamente. E ti dà una posizione, diciamo, sulla mappa della scuola, al limitare del bosco poco distante da qui, in pratica. Va bene. In tal caso io vado subito a parlare. No, vado prima in camera a cambiarmi. Beh, Voglio rimettermi la divisa scolastica. visto che di strada intanto lei passa accanto ad Astra e dice: "Ah, stavamo giusto parlando di te. Io e Elizabeth qui stavamo discutendo di farvi partecipare ad un rituale di iniziazione per le matricole. Qualcosa per Da dove sei sbucato? introdurvi. Ho camminato. Qualcosa per introdurvi alla vita scolastica vera e propria, è una cosa che facciamo con tutti i nuovi studenti qui. Aspetta, prima È che pericoloso. Astra inizi a parlare, c'è Elizabeth che cerca di fare cenno ad Astra sul fatto che deve farsi un inchino. Il fatto che sta parlando con qualcuno di nobile. Mi scusi. Oh, non preoccuparti, alla fine qui siamo tutte studentesse della stessa scuola, i ranghi sociali non hanno molta importanza all'interno di questo posto. Dicono tutti così, ma le fate poi sono delle cagacazzo. Esatto, tu Elizabeth capisci subito che sta praticamente perculando Astra perché sicuramente non sa questo genere di cose. Però le ha fatto l'inchino, dai. Sì. Un inchino no, evidentemente non, com'è che si dice, non educato, cioè si Vabbè, vede che devo insegnare ad Astra a non è fare gli stata inchini, istruita a vabbè. questo genere di cose, sì. Comunque, Elizabeth, Vabbè, quindi giustamente, non ha mai vissuto tu qualcosa. dici che vai a cambiarti di vestito, eccetera. Comunque ci vorrà un po' se vuoi andare fino ai dormitori, perché questo posto è enorme e siete in una zona scostata rispetto all'edificio principale della Ah, scuola. Ti così tanto ci vuole? ricordi che ho descritto che questa cosa si trova su una collina all'interno delle mura e le mura contengono anche, oltre alla collina, hanno anche un bosco, eccetera? Merda. Non c'è un teletrasporto all'interno. C'è un modo per No, arrivare più in fretta alla classe. Quanto ci metterei ad andare e ritornare? Beh, se avessimo aspettato fino a quando vi davo i vostri veicoli per volare in giro, probabilmente ci vorrebbe di meno, però devi andare a piedi in questo caso. Quindi ci vorrebbe un po'. Oppure potrei chiedere ad No, non puoi Andrea. cavalcare il drago solo per questa stronzata. No. No. Igro, smettila. Va bene, allora dai, forse non lo cambio. Forse non mi vado a cambiare allora. Se Avvisate non anche c'è la niente. vostra altra amica e ci incontreremo al limitare del bosco. Perché sempre nel Volentieri. Ma bosco? io col cazzo che vado ad avvisare subito Mariner. Io avevo intenzione di
Alfa andarmi a cambiare e poter parlare con Zaccaria di questa iniziazione qua, perché a me mi puzza. Ma visto che non posso andare a parlarne con Zaccaria, cerco Andrea. Difficile da trovare in questo momento, la festa tiene tutti molto occupati. Mi puzza ancora di più come situazione. Va bene, andiamo da Marilyn. Qua ci vuole la GIF di Fry, quella che è sospettoso. Marilyn. Vedete, io sono in camera mia. Nel frattempo, Marilyn ha effettivamente avuto il tempo di andare in camera sua. What the fuck? Allora raggiungiamo le Allora. camere. Dobbiamo andare nelle camere. E intanto mentre andiamo nelle camere ne approfitto per spiegare ad Astra qual è il modo corretto per inchinarsi. Di fronte a un nobile di sesso maschile, un nobile di sesso femminile o nobili di cui non si riesce a riconoscere il sesso. Quindi tipo Andrea. Tipo Andrea, sì. Quindi un saluto di genere Mi hai neutro trascinato via e... da una festa. Penso che ci sia di più a quella festa di quanto non sembri. E sinceramente non so come tu abbia attirato l'attenzione di quelle fate, ma non Io non ho sono fatto sicura che loro niente. abbiano buone intenzioni. Intanto, Marilyn, che cosa eri andata a fare nella tua Beh. stanza? Ah, andata a dormire. Minchia, ok. No, è che ah, io sono spompata. Ho 3 punti magia, quindi il mio personaggio si sente stanco. Ha Molto. senso, ha senso. Esattamente. Allora co continuate la discussione te ed Elisabeth, Astra ed Elisabeth, poi andate a svegliare Marilyn effettivamente. Allora, questo è il modo corretto per inchinarsi, quindi hai capito tutto? In realtà no. Sì, stavate parlando del non so cosa hai fatto per attirare l'attenzione di questa fata, però. Ah, sì. Non so bene cosa hai fatto per attirare Effettivamente, io l'attenzione non di ho fatto questa. un bel niente. E in qualche modo questa fata sembra avere dell'interesse nei tuoi confronti e potrebbe non essere positiva come cosa. Non hai sentito quella frase che ti ha detto? Quella frase che ti ha detto ovviamente aveva delle connotazioni derisorie nei confronti della tua casta sociale più... Sto cercando un sinonimo per povera, più umile. Ed era un modo per prendersi gioco di te in qualche maniera. Quindi non vorrei... E questo fosse un meccanismo elaborato da parte dei nobili per cercare di dare una prima passata per tenere i ranghi possibili rivali o persone del genere. Ho già visto riti di Vedi, iniziazione del genere. ti do un consiglio, una specie di parabola, esempio, chiamalo come ti pare. Se vedi sull'erba delle tracce di qualche animale feroce, tu non vai in quella direzione. Capisci quello che intendo? Sì, però se quell'animale feroce Ovvero, minaccia il tuo onore, sei costretto ad andare in quella direzione. E minaccia perché la tua andare nella famiglia o cose tana del genere. dell'orso? Perché sei sicura di poterlo uccidere e tornare con la sua testa? Vi trovate quindi Oppure a morire. bussare sulla porta di Marilyn. No, E aspetta. comunque mi hai portato via Bussano i da una nobili festa alle in cui avrei porte. voluto conoscere delle persone. Io faccio ad Astra per farle intuire che deve bussare alla porta. Perché devo farlo io? Sì. Ci vuole sempre qualcun altro che annunci la presenza del Quindi nobile, non si Marilyn, annuncia vieni da solo. svegliata da loro che bussano sulla porta. Allora, io apro la porta e ho la faccia visivamente ammoscata e quindi sono per metà colante e ho una leggerissima, ho un pigiama molto leggero addosso, anche se non mi servirebbe. E c'è la mia stia che fa in cui dormivo che arriva fino alla porta. Che cosa c'è? Mi rivolgo a
Mi rivolgo a Basso e dico: tu mi hai portato qui per questo? Siamo venute qua per lo stesso motivo. C'è stata la fata a dirti di andarla a chiamare lei. Non sono stato io, di mia spontanea iniziativa. Lo so, ma non mi scorderò mai. Parte. Non mi scorderò mai quello che ho appena visto. Marilyn, ti tu sei strano. Per caso è un cattivo momento per venire a parlarti. Sono stanca. Che cosa succede? Per tua sfortuna, a quanto pare ci dovrebbe essere una specie di rito di iniziazione per le nuove matricole. E noi tre siamo stati invitati come gruppo. Ti spiegano velocemente come funziona la cosa, come rispondi? No, grazie, ho sonno. Visto, tutto risolto. Posso cercarla di convincere con un test di interazione? No, non facciamo posso queste picchiare. Cose contro gli altri personaggi. Okay. Ragazzi, mi sto smolecolarizzando, letteralmente, ho bisogno di dormire. Sì, comprendo la tua stanchezza, tuttavia questo potrebbe essere un rito di iniziazione molto importante, perché viene da parte di un nobile e non bisognerebbe contraddire nobili in teoria. Tu mi stai facendo odiare la nobiltà, sappilo. Tu sei stralunata. E te cosa tu sei fare? Troppo insistente, non mi sopporto più. E te cosa dovrei fare in questo rito? Dimostrare i tuoi poteri magici. Ma io ne sono a secco. Avete provato a chiedere a Andrea? No, a quanto pare è irraggiungibile in questo momento. Ah, Verusia, la mia compagna di stanza. Nessuno si ricordava che ci fosse. Non ho idea della tua compagna di stanza chi sia, non l'ho mai vista. Ma proverò ad andare a chiedere al mio compagno di stanza. Magari lui sa darmi qualche informazione in più. Oppure, non so se la magia è ancora attiva, c'è un Minotauro e due ragazzi. E se potrebbero rispondergli se vi fate ecco, a proposito di questo. Non hai sentito l'ultima? La tua amichetta qui presente ha cercato di farsi amico un Minotauro. Ok, questo è ancora più razzista di prima. No, okay. Quello che intende dire è che ha usato la sua magia di come si chiama? Di passione incontrollata su un Minotauro e altri due ragazzi per manipolarli mentalmente. Ha stregato. Elizabeth ti guarda un po' e ti chiede ma esattamente sapresti dirmi che cosa succederà quando la tua magia finirà? Probabilmente saranno molto, molto, semplice. Molto arrabbiati. E te, ma almeno la ragazza... Ti uccideranno, dovremmo essere felici. È difficile che io muoia. Però la ragazza della casata Notix almeno sarà bene. Allora, in caso quei tre minotauri cerchino vendetta in qualche maniera... Non era uno solo. Non avete detto che erano il gruppo di tre minotauri? Era un minotauro e due tizi. No, erano due ragazze. Ah, ok. In caso questi tre individui trascurabili cerchino vendetta nei tuoi confronti, cerca di non stare al loro gioco. Sfidali pubblicamente e richiedi l'intervento mio e di Astra. Tu la vuoi morta. Eh? Tu la vuoi proprio morta. Non avete capito. Se loro loro continuerebbero altrimenti a cercare di attirare rissa nei sfidateli confronti ad un duello formale. Esatto, in un duello formale loro verranno umiliati di fronte a tutta la scuola, o noi verremo umiliati di fronte a tutta la scuola, e non poi non si azzarderanno più ad attaccare briga con noi o con nessun altro. Quindi voi due combattereste con me contro con me contro quello lo Minotauro. Vedremo. Ok. Schippiamo... Prima di iniziazione. Esatto. Schippiamo in avanti a tu che parli o voi che parlate con il compagno di stanza di Elizabeth, che quindi abbassa il suo libro e dice:
Ah, quindi sei andata a quella festa che c'era stasera. Se sei già tornata, immagino che non fosse così interessante, quindi ho fatto bene a non venire. Sono successe delle cose, ma non so se le definiresti interessanti. Ripenso tra me e me a Figlia di Dio e al drago Sì. Luce. Ho avuto Insomma, i l'occasione di rondini hanno portato via incontrare. prima che potessi scoprire. Ho avuto l'opportunità di incontrare una fata molto ve elegantemente vestita di nome Niria. Questo Oh, nome shit. ti ricorda qualcosa per caso? Oh, sì, Niria. Ah, quella sì che è una stronza di prima categoria. Ah, amo quella ragazza. E per L'avevo caso detto, il lupo, il lupo. saresti così informato da essere anche a conoscenza di qual è il rito di iniziazione a cui preparano le nuove matricole? Oh, vi hanno invitati al rito di iniziazione. So perfettamente che non è un rito di iniziazione. Che cosa ci Vedi aspetta? che chiude il libro immediatamente e si alza in piedi. Ah, oh, finalmente qualcosa di interessante. Vi dispiace se vi accompagno per questa cosa? Voglio almeno Hai spiegarci di cosa si tratta. qualche pozione per Non far voglio recuperare. rovinarvi la sorpresa. Hai qualche pozione per far recuperare il mana? Preferisco Preferisco la sicurezza. Lei che è di Alchemus, non dovrebbe saperle fare lei le pozioni. Ah, già, è il suo primo giorno, quindi no. Avrai un sacco di contatti in giro. Per una pozione di mana, anche piccola, puoi assistere allo spettacolo in prima fila. Ok. Sì. D'accordo. Dov'è che si fa questa cosa? Ok, Gli dico l'indirizzo nella foresta, eccetera. va bene, va bene. Ci troviamo lì, però aspettatemi, voglio esserci per quando iniziano i fuochi d'artificio. Ok. Quindi? C'è di sicuro sotto qualcosa, quindi andiamo tranquillamente, direi. Dico a Marilyn che non c'è bisogno di preoccuparsi per il suo mana, perché arriverà Zaccaria con un'iniezione di adrenalina della Madonna. E andremo nella direzione della foresta. Perché Porca non vacca, si è inizi ad bloccata la andare tu, webcam. carissima nobile? Quale? La tua? Parlate un po' voi mentre rifaccio la webcam. Ah, sì. Dicevo, perché invece non ci vai tu, cara di una mia nobile, invece di dare sempre ordini a bacchetta? Voglio vedere come te la cavi. Ma Voglio io godermi lo spettacolo. ci vado. Vengo con voi, infatti. Quando è che Elizabeth e Astra si sono scambiate di Ah, no, personalità? dico, vai per Comunque, prima. all'inizio era Elizabeth Avete la razzista un stronza, adesso è Astra la razzista stronza. Cosa è successo? La prossima Perché sessione la sarà stanno Marilyn. facendo incazzare. Ragazze, se io vengo con voi, io ho usato la magia perché c'è una ragazza della casata Noctis in difficoltà e credo che c'entri qualcosa con i discorsi che faceva Elizabeth sulla nobiltà e questo genere di cose qui. Cosa che non capivo esattamente bene. Se il Minotauro si incavola, i due tipi, voi li affrontereste con Sì, abbiamo detto prima me? No? di sfidarli pubblicamente in modo tale da Beh, non avevi umiliarli. specificato che voi l'avreste aiutata, effettivamente. Sì, Sembrava quasi che sì. stessi dicendo vai a combatterli da Infatti. sola. No, Ok. combattiamo 3 contro 3 in caso. Ok. Va No, bene, allora. sei tu a decidere. Ragazzi, stiamo per umiliare un gruppo di studenti superiori rispetto a noi davanti all'intera scuola, se ci riusciamo. Se ci Io scusate. riusciamo, sapete quanto prestigio guadagneremo? Quello. È tanta roba. Oppure Ragazzi, io sono spompata, quindi. Oppure verremmo presi in giro a vita. non sono del tutto sicuro, perché in questo caso è qualcuno di molto forte che combatte contro qualcuno di molto debole. Tutti si aspettano che il debole perda. Quindi anche se il debole perde, verrà dimenticato abbastanza in fretta. Va bene, ragazzi, vengo.
Datemi un attimo che mi ricompongo. Comunque non ti preoccupare, se quella ragazza della Questa casata cosa che mi piace. Noctis chiederò a Zaccaria di darci un'occhiata. Mentre tornate nella zona della collina, venite raggiunte da Zaccaria che ti porta una pozione blu, Marilyn. Ok, la ingurgito tutta, anche Recupera così. 2 punti magia. Ah, oh, non è male. Ma la ingurgiti proprio, l'assorbi col vetro anche tutta Sì, attorno. anche. Ok. Zaccaria ti dice, dovresti tirarla fuori, il vetro non si scioglie con l'acido, però. È proprio il suo primo giorno ad Alchemus, non le hanno ancora insegnato niente di alchimia. Vedi che non si scioglie il vetro, ma si scioglie il tappo in sughero. sì, tipo. Ok, appunto recuperi 2 punti magia, che purtroppo non è molto facile recuperare magia in anime sangue, quindi più di così non posso fare, soprattutto per una pozione fabbricata dagli studenti. Ha senso. E arrivate sul luogo, ci sono altri studenti presenti, e nel momento in cui Niria vede arrivare Zaccaria, rotea gli occhi al cielo e fa uno sguardo fa una faccia proprio disgustata. Dopodiché rimette la sua maschera da persona decente e dice: Ah, Zaccaria, che piacere vederti qui. Neria, è un piacere anche per me. Quando ho saputo quello che avevi organizzato, non ho potuto fare a meno di non venire. Lo sai che adoro questo genere di cose. Ma davvero? Quindi hai intenzione di fare il piccolo guastafeste anche stavolta? No, no, sono qui soltanto per una botta di adrenalina, diciamo, un po' di una scossa, qualcosa del genere. Ah, sì, voi non morti e le scosse che vi tengono in vita. Non sono quel genere di non morto, Niria, sono un vampiro. Impara la differenza per una volta. A quel punto, comunque, dopo che si scambiano questa serie di battute tra di loro, Io sono curioso di sapere che cavolo di rituale stiamo per fare. vi dicono in pratica di fare cose molto semplici, tipo disegnare simboli sulle mani, poi tenervi per mano voi e gli altri studenti, eccetera. E poi dicono: E Ah, ma quindi adesso? ci sono anche altri Sì, studenti? Ok. di tutte le casate. E l'ha detto. Dicevo, vi tenere mano e dicono: Bene, adesso voi tre dovete forgiare la connessione, prima di tutto. Quindi siete soltanto voi tre a tenervi per mano adesso. Vi dicono Va bene. appunto di concentrare la vostra energia magica per cercare di farla fluire tra di voi in un circolo. Dobbiamo fare un test magia, No, quindi. Ok. è una cagata questa, ovviamente. Ok. Vabbè. All'improvviso Il potere del trio coincide con il mio. sentite effettivamente qualcosa che vi attraversa. Subito dopo, al centro del vostro cerchio, la cosa che vi aveva attraversato era però una persona. Quando vedete da una sorta di fumo prendere forma un'altra ragazza, priva di gambe, fluttua come un torso volante senza gambe, con vestiti, ok, lo dico semplicemente da genio, perché questa è la sua razza. Ok. Che immediatamente assume una forma terrificante. Praticamente ciascuno di voi vede la cosa che vi terrorizza più di ogni altra, e Ok, immediatamente come un molliccio. rompete il cerchio per la paura. Siete terrorizzati, questo è Ok. l'effetto proprio della magia. Ok. Dopodiché, uno studente di Cavalir effettua a sua volta una magia e venite colpite dalla magia onda magnetica gravitazionale che in pratica vi spara volando a tipo qualche metro di distanza.
e finite in un fosso. Ok. Dal fondo del fosso, poi potete, quando la paura svanisce perché è a fine l'effetto della magia, sentite la voce di Niria che vi dice: "E con questo vi do il benvenuto all'Accademia di Magia Arcaneos. Cercate di Ah. fare di meglio da ora in avanti, sfigate." Pensavo di peggio, sinceramente. E poi il pavimento sotto di voi cede e cadete in una voragine. Madonna. Dico a mentre cadiamo: "Sappi che questa è tutta colpa tua." Io volevo solo dormire. Soltanto la metà Non può essere tu. colpa mia. La restante metà è colpa dell'universo. Non dire cazzate! E intanto Sì, in precipitiamo. effetti è una cosa strana. In pratica non è che il pavimento si è rotto, ma si è spostato e poi vedete che si riforma sopra di voi, come una sorta di botola di qualche tipo magica. Quindi Ok, ma adesso quindi siamo. siete in una grotta sotterranea dopo che la botola si è aperta per lasciarvi cadere e poi si è chiusa sopra di Quindi ci sono via a destra e sinistra. voi. È Abbiamo un un incantesimo grosso tipo spazio Lumos. sotterraneo, Se ci sono vari tunnel. Il problema è che non ok. vedete niente, perché è notte e siete sottoterra. Incantesimo Lumos. Volevo vedere una Oh, cosa. come cazzo si chiama? Il mio esercito del vento brilla? No, ma uno dei poteri minori di cui sei dotata come maga della magia bianca è di poter produrre una pallina di luce con un punto magia. Ok. In teoria era una cosa che avrei dovuto insegnarvi a lezione, ma non ne ho avuto l'occasione e sto sfruttando il fatto che tu sei la maga più esperta di questo gruppo per dare per scontato che l'hai già fatto prima e che quindi lo sai fare, perché altrimenti dovresti andare in giro al buio qua. Comunque questi qua vengono definiti come entità di luce. Quindi personalmente li avrei fatti un pochettino luminescenti nel buio. Però va bene, comunque anche la palla di luce va bene. Prodigi si chiamano, prodigi del bianco. Emettere un debole bagliore, addormentare un bimbo, ridare fiducia a una persona abbattuta, allenire il dolore di una ferita, migliorare le condizioni di un malato. Quindi sì, puoi fare Migliorare cose condizioni? di un malato. Ok. È roba Mandami che... la foto, mandami la Beh, foto. no, è roba che in game non fa quasi niente, è soltanto qualche cosa di Roleplay comunque. flavor. Sì, ci sta, dai. In pratica potete inventarveli voi. In teoria dovreste sceglierne qualcuno, ma è una delle regole che cambiamo per darvi un po' di più libertà sulle cose magiche che potete fare. In tal caso io vorrei far apparire al mio personaggio un'aureola fatta di Ci luce. sta. Una corona fatta di luce. Con un punto Astra tira magia, fuori. spendi un punto magia e via. Vai, corona fatta di luce, Lo sì. spazio sotterraneo viene illuminato da un bagliore bianco. Vediamo quante direzioni possiamo percorrere. Ci sono un paio di tunnel effettivamente che vanno in direzioni opposte. Io mi giro verso Astra e le chiedo, Che vuoi? tu non hai tipo un contatto con la natura che ti consigli dove andare o cose del genere? Dunque, di solito per orientarci si segue. Allora, devi calcolare che devi provare a toccare la superficie delle rocce e vedere se è bagnata. Perché di solito questo fa capire se c'è acqua o meno in una caverna, insomma. Non so se hai capito quello che intendo. Come vi aiuta questa cosa? Per capire se siamo in una caverna Beh, sott'acqua teoricamente sì. o una cosa del genere. Abbiamo visto il terreno Perché? chiudersi sopra di noi, non penso siamo sott'acqua, almeno non per ora. Però è un pozzo. No, ma tracce di sedimenti,
dovrebbero poterci condurre a un'eventuale uscita. Ok, effettivamente se l'acqua scorre si porta dietro i sedimenti. Mi fido del giudizio di Astro, allora. Però le faccio cenno quindi di guidare la strada. Io, che cacchio le sa di conoscere queste cose? Mi auguro che nessuno di voi soffre di claustrofobia. No. Io vivevo dentro un vaso. E tu, Miss Nobile? Ha tolto le cuffie, sta parlando con qualcuno. Ah, ok. Quindi fammi una prova di interazione per guidarli, immagino, direi. Tira tre dadi. Eh sì, ah. 3 di 20 e vediamo cosa succede. Slash roll 3 di 20. No, non ha funzionato. Com'è che era? Non la... È così, però ti deve comparire il template del bot. Ok, adesso è comparso. 3 di 20. Ok. Più 20. Il tuo punteggio totale di interazione, che è? Era... Aspetta che te lo dico subito. Interazione era 5. Wow. Così alto. Ok, 25 allora. Già. Sì, li avevo fatte, l'avevo fatto. Tu eri il personaggio prima. Bilanciato, è vero. Ok, 25 è un ottimo risultato, soprattutto al vostro livello. Quindi sì, Astra, yes, senza problemi è in grado di guidarvi qua sotto. Le porti verso dove si sale o dove si scende? Curiosità personale. Io direi dove si sale. Ok. Insomma, dobbiamo tornare, yes, su. Percorrete il tunnel in salita, quindi. E Astra segue appunto la provenienza dell'umidità. Poi, esatto, a un certo punto, pareti. Un piccolo cumulo di sostanza semifluida, trasparente, grande all'incirca come un pugno, cade dal soffitto. Non sembra troppo diversa dalla sostanza che compone Marilyn, per intenderci, solo che è trasparente, anziché essere di qualsiasi colore Marilyn ha deciso di assumere in quel momento. Di solito. Esatto. Sì. E Elizabeth, ti ricordi di aver già visto una cosa del genere, alla fine del primo episodio? Sì, ma voglio alzare lo sguardo per vedere se c'è qualcosa di più grosso sopra da cui è caduto quel pezzo. È un'ottima cosa che ti è venuta in mente. Ho giocato a Dark Soul. Yeah. O qualsiasi altro gioco. Ok. Sì, vedi che c'è effettivamente una grossa massa di questo affare al di sopra delle vostre teste in questo momento. Ragazze. E cade in mezzo al vostro sentiero di fronte a voi. Vedete che forma proprio il classico blob dei JRPG, in pratica, che prende forma di fronte a voi, grande, circa un metro di diametro, come sorgendo come una sorta di collinetta trasparente semifluida. Ho il tempo per castare... Fanno sparire! Adesso si va in ordine di valore, quindi ditemi il vostro valore attuale. Ricordatevi che non avete riposato, quindi quello di Astra sarà più basso. 21. Ok. 22. Ok. 22. No, il totale. Cioè, quello attuale. Tu sei stata ferita in combattimento. Può essere 22, perché lei aveva 23, se non sbaglio. No, 22. L'avevo abbassata tipo a 19. Le avevo dato un sacco allora di mazzate. Sì. Il valore attuale sto allora dicendo. Sì, è 19. Sì, è 19. Ok. Quindi Marilyn, tu agisci per prima. Poi Elizabeth, poi quest'affare e infine Astra. Ok. Tiro di interazione. Ok. Per fare cosa? Ed è per capire che cos'è questa cosa, se ci posso parlare, se ci assomigliamo in qualche modo. Ok.
e delle informazioni di base, interazione Yop. Di 20 e te, oh, ok, 24. Ok. È un blob. Non hai molta esperienza con queste cose. Sembra essere simile a te, ma non ti sembra intelligente. Cioè, potrebbe Sì. essere un qualche tipo di creatura magica, per quanto tu ne sappia. Ah, ok. Ragazzi, cercate di non essere offensivi, ma non credo che sia molto intelligente. Non quanto me, Sei no. sicuro che possa sentire? Tocca ad Elizabeth, quindi. Io mi casterei Esercito del Vento, quasi quasi. Ok. Non l'abbiamo visto in combattimento ancora e sono curioso di vederlo. Quindici, che è il numero minimo, quindi diventa 23. Ok. E mi permette di evocare una 2, se non sbaglio. Un livello 2, sì. Sì, un livello 2 o 2 LA1. Che è una bella domanda, perché potrei evocare forse anche 2 LA1. Penso di evocare però, dai, un LA2. No, dai. Che Cosa? palle! Odio Cosa? quando i vostri personaggi sono estremamente più forti dei cazzo dei miei NPC, perché non riesco mai a fare un cazzo di quello che voglio fare. Ok, allora diciamo semplicemente che quando tu lanci la magia, questa fare sembra reagire molto violentemente. Si gonfia e vibra, sembra anche mettere una sorta come scintille. Compaiono all'interno della sua massa gelatinosa, ma non riesce a fermare la tua cazzo di magia perché è fottutamente inutile. Perché tu hai più 8 in magia e io soltanto più Soltanto 6. è già tanto. Sì, è Beh, tanto, ma però sai com'è? Tu hai più 8, che diventerà più 10 appena arrivi al livello 3, quindi che cazzo posso no, dopo mi fare? devo alzare interazione. Sono stufa di non riuscire ad Che azzeccare le casate degli palle, che altri. palle. Perché non posso mai fare un doppio quando serve? No, sembra che sti Oh, neanche rincoglioni. noi ne stiamo facendo tanti Lo so, doppi. però. Uffa. Quest'affare è esaltato in magia e ha comunque meno magia di te. Che palle. Ma io sono esaltato. No, sono io a essere esaltato in magia. Vabbè, lasciamo queste cose indietro, altrimenti continuiamo a lamentarci di non nulla. Cerca di annullare la tua magia, ma non ci riesce, evidentemente. Ok. Ma adesso può attaccare il mio esercito del vento. Dipende dall'LA. È LA2 e hanno Valore, valore dal valore. 23. Allora no. Agirà per primo al giro dopo. Allora ho evocato 2 LA1. Almeno penso, onestamente non lo so, mi sembra stupido, ma Anime Sangue mi sembra quel tipo di gioco che farebbe una cazzata del genere. Comunque vedete apparire sulla mia spalla Filbert, il mio fedele corvo bianco, che per essere un corvo è abbastanza grosso. E che sembra quasi etereo, ma neanche così tanto in realtà. No, sembra brillare di luce propria, ma è molto dettagliato, come se fosse reale. Quindi non brilla davvero di luce propria, è semplicemente molto molto bianco. Ok, no, una creatura evocata potrà agire non appena Capisco. richiamata dal mago. Ok. No, aspetta. Nel primo giro l'evocato agirà nel turno del suo evocatore se ha un punteggio di valore superiore o uguale al suo. Sì, altrimenti agirà nel suo turno in base alla naturale. Ok, quindi Anime Sangue è più intelligente di quanto gli do credito ogni tanto. Ok, quindi posso tirare Bene, per. bene. Quindi ho commesso un errore la scorsa volta perché non ho letto le regole, come al solito. E tiro per colpire. Doppio 13! Yeah. Che culo. L'hai chiamata, Penati, l'hai chiamata. E questo è un Sono attacco fisico, giusto? 26 più 2 di violenza, diventano 24.
Io ho già usato Dedicate tutti i 26 miei dadi per d'impotto. cercare di fermare questa magia e non ho armatura fisica. Quindi, cos'è che hai detto che è la tua bestia? La mia bestia è un corvo bianco che è bianchissimo ed è molto reale, molto concreto, non sembra magico né niente, e si chiama Filbert. Cioè, è proprio una medaglietta con scritto Filbert si Filbert. scaglia contro questo affare e esplode al contatto. L'affare, intendo, non il corvo. Ok. Proprio, vedi Wow. che reagisce alla magia, ma nel momento in cui viene toccato dal corvo, anziché annullarla come avrebbe dovuto, puff, e tutte le pareti vengono coperte da questa sostanza trasparente gelatinosa. È morto. Sì. Esatto, è morto. Adesso sai perché mi lamentavo dell'aver fatto un tiro troppo basso. Ragazzi, un minimo di contegno, per favore. Ah, scusa, scusa, hai ragione. Poverino, mi dispiace. E la benedizione del Bronx colpisce ancora. Era difesa personale. Va bene, lo posso Che capire. cosa voleva Poi, mangiarci? comunque, non sembrava molto, molto senziente. No, non prenderla troppo male. È come per un essere umano aver ucciso un topo. È un 9, quindi è comunque un fallimento. Vedete anche la piccola massa, la prima di essere caduta, che cerca di lanciarsi sul corvo, ma è talmente piccola, debole e lenta che non riesce neanche ad avvicinarsi. Il corvo fa tipo un saltello di lato e la massa non riesce a colpirlo. Ok. Astra, se vuoi eliminare questo affare. Si muove ancora. No, No, non è l'altro, è quello no, no, no. piccolo. Ah, è un altro. Sì. Lo schiaccio, si può schiacciare Sì. con la scarpa. Fammi un tiro di violenza. Ecco, un po' come si fa con gli insetti. Ah, Elizabeth, Allora. prendi un LA3. Era un'anima. Sempre 3 di 20. Sì, sì, perché è l'unica cosa che fa e quindi è sempre 3 di 20 in questo caso. Utilizziamo anche le regole che anche le magie vi danno le anime, perché co considerando l'ambientazione altrimenti non beccereste mai anime. Ok. Devo darti anche Più violenza. l'esperienza. 14 più il tuo punteggio totale di 4 violenza. Ok, quindi 18. 4 Sì. Questo è un LA0, quindi lo spiaccichi e muore. Senza Perfetto. problemi. Ottimo. Poi si pulisce la scarpa. Quando beccherò quella maledetta strega, gliela farò pagare. Senti una voce che dice: è una fata, non una strega, però Non mi interessa. posso capire la distinzione tra insulto, eccetera. Chi ha Oh. parlato? Onestamente non è stato emozionante quanto credevo. Vedete comparire l'ombra di Zaccaria da dietro l'angolo mentre scende nella grotta. Ela? E tu da dove sbuchi? Dall'entrata. O per voi dall'uscita, immagino. Ci abbiamo messo poco a Io già. raggiungerla. È la seconda volta che qualcuno mi Già. spunta davanti senza preavviso. Penso che la mia sola presenza sia bastata a guastare un po' la festa a Niria, comunque, se questo è tutto quello che è riuscita a inventarsi. Oddio, che cacchio c'era qua Allora sotto? posso farti vedere. Forse ho giudicato troppo presto. Cosa aveva preparato per voi qua sotto? Che è sta roba? È un Io blob. Un blob, sì. specie di. Era qualcosa di completamente diverso da uno slime. Sì, purtroppo È interessante. non era molto senziente, ma è comunque terribile. Benvenuta nel Ora mondo avrei una reale, domanda più Miriam. veloce. Tu volevi soltanto dormire e ti hanno portata sottoterra a uccidere Blob. Sì, anche se Sempre Marilyn non ha fatto interrotta niente alla fine, quindi. nei momenti sbagliati.
Ad ogni Dicevo. modo, l'uscita è da questa parte, se volete favorire. Sì, avrei una domanda. Avrei una domanda a tempo. Come mai fa tutto questo? È una Beh, stronza. sì, è quella la spiegazione. È una fata ed è una stronza. Niria è fatta così. Ah, sì. Quindi lo fa con tutti gli studenti novelli che arrivano? Beh, bene o male. Di solito Qualcuno? ci gode di più se qualcuno tipo Elizabeth. Puttana. Non prendetela troppo sul personale in ogni Una. caso. Oh, e per l'amor del cielo, non cercate di fare una scena. Questa è l'Accademia Archeneos. Nessuno vi aiuterà per contrastare questo genere di sciocchezze. Siamo dei maghi, dopo tutto. Oh. Possiamo portare morte e distruzione su scala cittadina. Figuriamoci se qualcuno vi aiuta perché siete state spinte in un fosso, per l'amor del cielo. Sono cresciuto in una Che famiglia invito? nobiliare, non è la prima volta che mi trovo in uno scontro del genere. Vedete, Elizabeth capisce. E chi dice? Siete E Zack, chi lo giusto? dice che ci servirebbe una mano per... Odio essere interrotta. No, non iniziate una guerra con la sua famiglia. No, Lei. vi prego, iniziatela, sarebbe davvero, davvero molto intrattenente per me. Zack, una Beh, quella cosa. persona mi sta già molto, molto sulle biglie, quindi. Perché L'ultima volta che è successa una guerra del genere, è dovuto non fa il intervenire cazzo? letteralmente Dio a fermarla. Esatto. Zack, una cosa, giusto, Zack. Oh. Ti posso parlare in privato? Non so chi Sarebbe tu solo uno sia, scherzo. quindi magari quando usciamo di qui, onestamente. Va bene, ok. Sì, io... Dal fondo della grotta sentite anche un rumore tipo. Ah, a quanto pare c'è qualcos'altro qua sotto. Vogliamo andarcene prima di scoprire che cosa sia? O Sì, questa fane era in grado di assolutamente. fare quel suono? Perché quel Io suono non mi sto già piace. uscendo. Idem, dai, andiamo via in fretta. Uscite fuori all'esterno. Zaccaria effettivamente vi dà una mano ad uscire e dice: non siete molto distanti da dove siete arrivati, tutti gli altri se ne sono andati e potete tornare al vostro dormitorio senza che vi accada nient'altro, a meno che non abbiate fatto incazzare qualcuno mentre eravate a quella festa o qualcosa del genere. Oddio, perché me l'hai fatto ricordare? Ok, ottimo Zaccaria, sapersi. ti posso parlare in privato? Certo. Elizabeth, ci rivediamo domani mattina, immagino. Ti ringrazio dell'aiuto Si e gira verso Astra. dell'informazione. Non ho idea di chi tu sia, ma piacere, immagino. Dai, ora è il momento giusto Anche per per farmi me, inchino anche che ti ho se sono una insegnato. nuova. La finisci con questo inchino? Entro la fine della scuola riuscirò a trasformare Sono già Astra in abbastanza. una persona con un certo grado di Prima che decoro. finisca la scuola, ti tirerò un po'. Ah, ho già capito il genere di persona che sei. I buzzurri di Moschi. No, non è vero. Non stai provando Senti, il contrario, cerca di capire. almeno. Beh, cerca di capirmi, mi fai spiegare un momento. La nobile qui No, presente che onestamente, continua a onestamente parlarmi. no, non mi interessa alcun tipo di spiegazione e qualsiasi cosa che ci sia tra di voi non interessa assolutamente a nessuno. Vi suggerisco di farvi una dormita, riposarvi, dormirci sopra così vi calmate e ma se davvero ne volete parlare, di farlo quando nessun altro vi può sentire, così non li annoierete come state facendo con me in questo momento. Prego, Marilyn, volevi Ok, parlarmi? loro due se ne sono andati. Diamo per scontato che di sì. Ci Ok, stiamo allontanando. Zaccaria, giusto? Esatto. E riconoscerti. Zaccaria Rubevic. Zaccaria, posso chiamare Zac? Preferirei di no.
Va bene. Zaccaria, ah, ok, dovevo dire giusto. Piacere di conoscerti. Io mi chiamo Marilyn Alkeneost. Così ho sentito. Sì, esatto. Tu sei della casata Noctis? Che cosa te lo fa pensare? I vestiti neri, il fatto che sia un vampiro o la mia letteralmente aura di magia nera che mi circonda costantemente? È la spilla con scritto Noctis O il sulla spalla. simbolo della casata Noctis che ho sulla divisa? Avrei detto il taglio di capelli, però sì, adesso che mi ci fai pensare, sì. Senti, ho un problema, cioè che non, tecnicamente non sono affari tuoi, da quanto ho capito, questo è il tuo mood, però... Io adoro i problemi. Stasera ho incontrato, per così dire, dei ragazzi del Cavalier che stavano cercando di bullizzare una ragazza della tua casata e io ho usato una magia rossa per far sì che si infatuassero di me e ho fatto in modo che la smettessero di trattarla così e probabilmente ce l'avranno con me quando si esaurirà. Per caso tu conosci una ragazza di nome Ecate Noctis? Sì, siamo tecnicamente, siamo nella stessa casa principale, sì. Non posso dire di averla incontrata più di qualche volta, però l'ho vista a lezione ogni tanto. Di solito se ne sta per le sue e non fa nulla di particolare. Non l'ho mai trovata una persona molto interessante, se non per... Ah, sai cosa? Non ti voglio rovinare la sorpresa. Che cosa volevi sapere, però? A Sai, parte... i ragazzi del Cavaliere hanno detto qualcosa sul fatto che lei è una Noctis e questo Di giustificava. sangue, sì, è imparentata con la strega che rappresenta Noctis in questa accademia. Oh, ok. E questo fa sì che la bullizzino? Beh, i Cavalier sono letteralmente gli inventori della caccia alle streghe e dei paletti nei cuori dei vampiri, quindi sì, diciamo che abbiamo un po' di storia. Ok, questa cosa è abbastanza problematica. Giusto, Sì, ma puoi è tutto. immaginare che le tensioni siano ancora alte, quindi come ho detto, cercate di non farne una questione più grande di quanto non sia davvero. Da quel che so, Hecate è una maga piuttosto capace, come del resto ci si aspetta da una strega della Congrega della Notte. Probabilmente... Oh, sì. Già, mi ricordo di aver... Di averci parlato effettivamente una volta. Sì, lei è una vera secchiona. Sì, per fortuna di tutti gli altri non è una persona molto ostile nei confronti degli altri, però dubito che una magia sarà mai in grado di toccare quella persona. Detto questo, se a minacciarla era qualcuno dei Cavalier, dubito che stavano cercando di usare magie, quindi ottimo lavoro, penso. Adesso ti sei disegnato un bersaglio sulla schiena, però hai sicuramente ottenuto l'apprezzamento di... Ah, che dico, tu non sei Elizabeth, probabilmente non te ne frega niente del fatto che possa essere un aggancio politico o meno. Non so neanche se lo sia effettivamente quella ragazza alla fine, quindi... Non ne capisco molto di questa cosa. Beh, comunque grazie per avermi detto queste cose. Giusto. Elisabeth continua a parlarmi di questa cosa della nobiltà e del fatto che non posso fare amicizia con i nobili o che Sì. Per ed è una cosa così importante. lei di sicuro è stata cresciuta in quel modo.
Dalle un po' di tempo in questa accademia, vedrai che cambierà idea anche lei. Nessuno rimane la persona che era prima di entrare in questa accademia a lungo. Io? Tu come chiedi? Immagina Elizabeth, ma con... Oh mio Dio, qui era una donna prima. No, no, immagina Elizabeth, ma... Come posso effettivamente descrivere la cosa? Sai cosa sono i vampiri, no? Sai che cosa facciamo e tutto il resto. Ora, immagina Elizabeth che considera le persone al di sotto del suo rango sociale come spazzatura. E aggiungici il fatto che un vampiro deve nutrirsi di sangue ogni tot. Oh, ho capito. E te? Beh, a me adesso sembri simpatico. Oh, allora. Allora sei davvero pessima a leggere le persone. Non sono così simpatico come. Ah, no, no. Probabilmente non sono tanto diverso da Neri alla fine. Del resto sono venuto qui per guardare quello che vi avrebbe fatto. Io sono in vita da circa un anno, quindi è possibile che non si abbiano le persone. Ha senso, direi. Sì, ok. Quindi, ti va di diventare mio amico? Fammi indovinare, non hai fatto altro che chiedere questa cosa a ogni singola persona che incrociassi per tutta la sera, vero? Sì, esatto. I vampiri Sì, sono si capiva che sei quel genere di persona. Quindi, certamente, Marilyn Arkaneos, sarei onorato di diventare tuo amico. vai, e vai, io lo abbraccio. Povero stolto. Dovremmo parlare un po' della tua capacità di riconoscere il sarcasmo, prima o poi. E vai, dimmi mille, Victor. No, che... perché... Guarda, guarda il lato positivo, lui sta già dando per scontato che vi incontrerete di nuovo. Bene, direi che è tempo di tornare al dormitorio e... cerchiamo di non incrociare nessun minotauro alto 2 metri che possa avere qualche motivo di pestarci a sangue stasera. Ci proviamo. Notte. Passiamo al mattino dopo. Oh, ricarichiamo tutto? Salute mana? No, tecnicamente ricaricate uno per ogni ora che dormite, dovete scegliere dove distribuirlo tra valore e punti magia. Io vado tutto su magia, in teoria. Quindi in pratica Ok. avete 8 punti da distribuire tra valore e magia da Io avevo recuperare. esattamente 8 punti che mi mancavano in magia, quindi ritorno Io ho 7. full. Idem, sono qui. Astra non Ema, so quanta ricordati magia ha di usato. rimaxare la tua salute. Adesso Se avevi 19 di... Qual è il tuo valore totale? Completo. Se non sbaglio, 23. Il mio. Io 24. Ok, quindi 24, ok. è meglio recuperare sempre prima tutto il valore e poi ti aggiungi 3 punti magia. Non penso che basti riportarti al massimo, però, perché avevi usato un po' di evocazione. Punti magia con arma c'è scritto 10 sotto. È il totale, però, il Punti tuo... magia senza. i punti attuali quanti erano? 3. 3? Quindi vai a 6. Quindi vai a 6. Scusa, no, lui da 19 a 24. Ah, sì, Sì. Ok, ok. quindi vi svegliate il La mattino. salute torna a 20. La 24. metti al massimo, sì, perché avere il valore al massimo è di solito la cosa più utile. Che Inizia bella nottata. un nuovo giorno e andate alle vostre lezioni, imparate le vostre magie, vi viene insegnato appunto ad utilizzare i vostri vari poteri minori, che
che non mi ricordo già o mi sono dimenticato come li avevo, come si chiamavano ufficialmente. Non I mi viene in mente neanche prodigi. a me. Prodigio, ecco. Yes. Poi vi mando un elenco, ma in sostanza potete inventarvela di voi comunque. Qualcosa di molto Ok. semplice, senza effetti effettivi da combattimento o che siano esattamente un altro tipo di magia, che roba che potete attivare con un solo punto magia. Tipo per il verde fa l'esempio di ridar vita a una piantina, far germogliare velocemente un seme, calmare un cane che abbaia o un altro animale nervoso, richiamare la propria cavalcatura o un altro animale con un fischio, cose del genere. Il blu. Per il blu, leggere velocemente un testo, trasmettere una singola parola tramite il pensiero, questo è figo. Stimolare una persona a ricordare qualcosa, percepire a chi appartiene un oggetto appena toccato, capire il funzionamento di un artefatto o di un macchinario. È molto Ok. figo quello del blu, onestamente. Appunto, potete inventarvelo in base a quello a cui si riferisce il colore della vostra magia di La vostra solito. esperienza. Tipo il rosso può produrre una fiamma, tipo un accendino. Il verde è roba con le piante, il giallo è roba dell'alchimia, quindi. Ok. Io sto pensando, io in Vediamo. teoria posso produrre dei glow stick. Sì, prestidigitazione, suonare uno strumento musicale, ispirare leggende, modificare il colore, la temperatura, l'aspetto di un oggetto. Ok, bene. Quindi andate normalmente alle vostre lezioni. A sto giro non vi faccio il discorso per ogni lezione perché altrimenti ci porta via tutto il tempo rimanente che abbiamo. C'è qualcosa che volete fare di particolare, però, durante o alla fine di una lezione particolare? Sì, io vorrei provare ad utilizzare uno dei miei prodigi e posso consumare quindi un punto, devo consumare un punto mana per usarlo, Sì, giusto? un punto magia. Voglio provare a vedere un po' dove si possono spingere i miei prodigi e quindi vorrei provare a radiare attorno a me un'aura che fa sentire le persone più serene e che quindi aiuta a concentrarsi nello studio. E nella lezione, ad ascoltare la lezione Quello è tutta. un prodigio del blu, più che altro. Perché lo Ok. studio, la lettura dei libri è più una cosa del blu. Puoi ridare fiducia alle persone, cose del genere, ispirarle, però non puoi Però non aiutarle sono nello studio, molto. effettivamente. Volevo qualcosa che aiutasse la loro concentrazione durante la lezione. Però qualcosa che magari non aiuta a concentrarsi, ma aiuta a seguire la lezione ispirandole, cioè facendo loro in modo tale che non si distraggano, che siano più partecipi. Posso ispirarle in quest'altra Quella maniera? mi sembra un po' più che va sull'acciaio, che ha le cose da cavaliere, comandante, eccetera, purtroppo. Ok. Posso guarire la loro stanchezza? Quello puoi farlo, sì. Se vedi qualcuno particolarmente stanco, puoi provare a ridargli energia. Ok. Quindi posso provare a radiare attorno a me un'aura che, ne so, funziona sui miei compagni di banco, che ridia loro energia. Ok. Sì, puoi farlo. Ok. Quindi quello che voglio provare a fare è partecipare a una lezione e sedermi di fianco a qualcuno di alto rango, cioè qualcuno un po' più nobiliare, in modo tale che loro pensino che la mia presenza di fianco a loro sia comoda anche per loro. Beh, li hai già incontrati praticamente tutti quelli nobiliari, quindi devi solo scegliere. Ok, allora prendiamo. Nobiliari c'è Zaccaria, Andrea e Niria. Non penso che Zaccaria e Niria siano molto comodi, visto che sono uno nero e una stronza. Sì, Se
Stavo pensando alla ragazza con i capelli blu, in teoria. Però non so che lezione ci sarebbe con me. Lei lo sa Marilyn, che perché a Marilyn ha dato appuntamento, tra virgolette, alla lezione blu. Sì, no, ma non andrò alla lezione blu per fare questa impressione qua su di lei. Allora non penso che riuscirei a trovarla. Sto pensando a qualche altro personaggio su cui potrei farla. Potrei farla sull'orchestra. Lei ha la magia bianca e la magia blu, effettivamente. Sì, dai, proviamo a farlo con l'orchestra. Mezzo orchestra, però sì. Mezzo orchestra, scusami. Mi siedo quindi di fianco a lei e irradio una magia positiva di guarigione. Considerando che lei appunto aveva problemi di gestire al meglio le sue emozioni, eccetera, questa cosa funziona effettivamente particolarmente bene su di lei. E alla fine della lezione dice: Hai per caso fatto qualcosa durante la lezione con la tua magia? Sì, sto cercando di controllare i miei poteri incredibilmente potenti, a quanto pare. Sto cercando di fare un pochettino di conoscenza di qualche prodigio. Abbiamo avuto una lezione ieri e sto... forse stamattina, e sto cercando di familiarizzare con alcuni di questi. La tua aura è reinvigorente. Ha avuto un effetto estremamente positivo, devo dire. Ti ringrazio per il tuo aiuto. Mi fa piacere sapere di poterti essere stata d'aiuto. Non suona molto bene come frase. Mi fa piacere, semplicemente. Spero di poterti vedere nuovamente a lezione. Ti vorrei chiedere un'informazione. Tu che sei nella scuola da più tempo di me. Certamente, che cosa posso fare per aiutarti? Una mia amica si è trovata nei guai con alcuni individui, gli descrivo il Minotauro, sì, e i due tizi che sono oh, con lei. Argo, sì, è nella nostra classe, lo conosco. Puoi dirmi qualcosa in più su di loro? Pensavo di fare un duello ufficiale contro di loro in caso nei prossimi giorni cercassero di attaccare Briga con la mia amica. Argo è un gradasso, sicuramente cercherà di attaccare Briga, soprattutto se è stato ridicolizzato in qualche modo. O anche solo se pensa di sentirsi ridicolizzato per un non nulla e cose del genere. Il suo autocontrollo è davvero minimo e solo guardarlo abbassa il mio di autocontrollo, quindi di solito cerco di ignorarlo o di farlo smettere. Ok, interessante. Sai se appartiene a qualche famiglia nobiliare particolare? No. Ok, non ha particolare. Bene, grazie. Non tutti qui sono nobili ricchissimi, tranquillo, non ho creato solo personaggi della Madonna. Sarebbe stato divertente. Non mi ero neanche accorto di averne creati così tanti, effettivamente. Aggiungine altri. No. Invece mi sai dire qualcosa di più su una certa Niria? Mai sentita. È una fatta. Beh, questo lo spiega, non se ne vedono di molte alle lezioni che frequento. Le fate non sono proprio portate per il combattimento corpo a corpo, anche se abbiamo degli elfi. Ok. Però quelli che abbiamo non sono molto... immagino che lo incontrerai prima o poi, quindi... Beh, in fin dei conti ho avuto l'occasione di incontrare anche Andrea, che è abbastanza mezz'elfo. Ah, sì, sì, è vero. Però se vedi... effettivamente... Andrea, sì, l'ho visto una volta senza armatura. Stessa sottospecie, elfo del sole. Se vedi un altro elfo
puro sangue con la pelle dorata slash ocra e i capelli rossi. Quello è Leylon. Ah no, è di un'altra casata e sto totalmente sbagliando il personaggio. Ok, hai confuso due personaggi, va Io mi ero bene. dimenticato perché ho creato un bullo per ogni casata. E Ok. lei non è quello di Alchemos. Ok. Quindi sì, non abbiamo molti elfi in cavaliere. Ok, quindi questi due, il tizio Minotauro e gli altri due sono i bulli della casata cavaliere. Esatto. Ok. Io adesso che lo so, penso che passerò il resto della giornata a frequentare le stesse lezioni che frequenta Marilyn. Ok. E voi altri due che cosa fate quindi? Se avete qualcosa che volete fare Allora, io dopo le volevo. lezioni o giù di lì. Allora, qualche dichiarazione. Appunto, volevo iscrivermi ai corsi serali per sapere imparare a fare le cose della mia specie, non mi ricordo come si chiamano. Ah, sì. E te? E poi Ti chiedo solo se quella cosa la possiamo lasciare in background, perché non penso che accadrà mai qualcosa di interessante. Quindi, nel caso lo usiamo come motivo per cui la tua capacità di specie aumenta di numero minimo. va bene. Per il resto voglio andare a parlare con il cate e Ok. vedere come sta. Quindi, probabilmente, Elizabeth, tu capiti nella lezione blu a un certo punto, se vuoi seguire Marilyn. Sì. A quanto pare il tizio ha molto poco acuto controllo, quindi mi aspetto che in giornata salti fuori per attaccare briga. Quindi incontri Ecate alla lezione blu e dice: Ah, sei venuta quindi. Sì, sono venuta. Niente, fa comunque parte dei miei colori, quindi dovevo studiare. Che magia sei in grado di, se non è chiedere troppo? E so usare una magia di passione rossa e una magia di paralisi blu. La parola d'arresto, sì, la sto Sì. E studiando anch'io in questo poi sono gommosa. momento. Beh, quella è una tua caratteristica di specie, quindi non c'entra niente. Adesso sono un tantino inesperta. E la classe mi ha guardato strana quando durante la lezione di Alchemus ho ingoiato l'intera fiala. Oh, sì, immagino che sia una cosa che tu puoi fare con quel corpo. Ancora grazie per ieri e spero che non ci siano state conseguenze per quello che hai fatto. No, per il momento non ci sono state. Forse perché non ho annullato la magia, o si è annullata quando ho iniziato a dormire. Però per il momento non vedo nessuno nei paraggi. Vabbè, se mai ti daranno fastidio, ho un'amica che ha detto che mi avrebbe aiutato, una conoscente, dice lei, che mi ha detto che mi avrebbe aiutato per questa situazione qua. Tu invece, problemi di ogni tipo. No, nulla che non si possa affrontare. Non ho una buona conoscenza offensiva della magia, ma mi cavo molto bene a sapermi difendere e evitare lo scontro di solito. Ah, ho capito. Poi in generale mi basta stare in zone dove altri studenti non sono soliti attaccare briga, non vado mai nei campi d'addestramento, cose del genere, e poche persone iniziano duelli magici in biblioteca, anche se saltuariamente i fandom sono molto strani e si danno battaglia continuamente, ad essere onesti. Una piccola domanda. Poi avevi detto che quando ci siamo incontrati che io ero una creatura magica di qualche tipo e te per caso hai studiato la mia specie?
Non la tua specie in particolare, ma so un po' di cose generali della maggior parte delle specie magiche. Non so, come dire, la tua non è molto una specie proveniente dalla mia stessa zona, dalla mia stessa mitologia, diciamo, quindi non è una cosa su cui ho molta conoscenza, però ho le cose di base, so come funzioni di base in generale. Dico, che potresti insegnarmi? No. Ah, peccato, dovrò scoprirlo io. Conosco soltanto qualche trivia, non posso insegnarti davvero qualcosa. Va bene, grazie lo stesso. Avviso a tutti gli studenti, una lezione straordinaria è stata appena resa disponibile. Tutti coloro che vogliono imparare, ad utilizzare le cavalcature volanti si trovino nel cortile 3B. La lezione speciale è stata appena resa disponibile a tutti gli studenti che non hanno ancora ricevuto la patente di volo. Andiamo. Vado. Anch'io, volentieri. Ecco, andiamo. Io non faccio queste cose di solito. Nel senso che non ti piace volare o che non hai preso la patente di volo perché soffri di vertigini? Non ho una scusa per questo genere di cose. Ok, va bene. Allora ci vedremo alla prossima lezione. Ed saluto, ciao. Bene, vi trovate all'esterno nel cortile assieme ad altri studenti. E vediamo un po'. Ti prego, dimmi che hanno i grifoni, ti prego, dimmi che hanno i grifoni. Eccolo qua. Non ho specificato che cazzo cavalchi sto tizio, ottimo. Grifone. Ok, però è. Va bene. Ok. Un enorme pollo. No. Una salamandra alata. Bassa, per favore. No, è vero, almeno parlavi mentre io cercavo di pensare a qualcosa. Allora. Tra l'altro, mentre tu pensi a qualcosa, chiedo agli altri, qualcuno, chi è che era che di voi aveva a cavalcare? A parte me. Io, Ok. forse, pura del cavalcare, sinceramente, anch'io. Ok. Benati ha avuto il tempo di pensare che cosa doveva pensare? Lo sapete, non ho molto tempo per preparare queste sessioni ultimamente, siamo in sessione d'esame, quindi se mi Ci ho dei sta, ci sta. buchi non. Anzi, avvisiamo tutti quelli a casa che settimana prossima non. Cioè, per loro c'è il video, però noi in realtà Non no. penso che preferirei lasciare un buco in realtà perché siamo davvero. Non ho ancora messo i timestamp all'episodio di settimana scorsa, non ho avuto il tempo, Ok. quindi. Lascia il buco, lascia il buco. Comunque. Ci sto pensando, però non conosco abbastanza bene la mitologia di sto tizio per creare qualcosa di adeguato. Mi dici gentilmente che genere di mitologia è? È giapponese. Ok, e che creatura stai pensando di voler introdurre? E Volante, striscia, sottoscava? sì, allora.
dei Kirin. Ah, dei Kirin. Kirin. No, scusate, i Kirin non li hanno. Ah, no, i Kirin sono mica gli unicorni giapponesi. Sì, Sì, quelli ma con io avevo l'elettricità. una carta di Yu-Gi-Oh! Che ha un Kirin che usava il vento. Niente. Ci sono anche le tigri volanti, ma quelle sono cinesi. Del Ok. Giappone No, c'è. ok, mi sono ricordato. Ce l'aveva una cosa, non l'ho scritta perché sono un coglione, ma ce l'avevo in mente, mi è appena tornata in mente perché Zippo parlava di quella cosa lì. No, vedete effettivamente in volo, in cielo, questo tizio che sembra avere un mantello sulla schiena, ma in realtà non è un mantello. Vedete che sono ali che si muovono semplicemente lasciando il vento scorrere al di sotto di esse, senza sostenerlo davvero, mentre cavalca quello che sembra essere un bastone che termina con un anello che contiene altri anelli che sbattendo tra di loro producono un suono, come un Un bastone tengu. cerimoniale. È un Esatto, tengu. un tengu. Questa persona vola ad alta velocità, fa anche un giro della morte, un paio di acrobazie. Poi vi passa davanti, praticamente volando raso terra, con lo spostamento d'aria che vi fa svolazzare i vestiti. E poi scende di fronte a voi, continuando a fluttuare. E vedete appunto questo umanoide con la pelle rossa e un lungo naso. Le sue grandi ali piumate, quando finalmente non si sta più muovendo ad alta velocità, sono talmente grandi e com'è che si può dire? Maestose. Dal piumaggio folto che si chiudono attorno a lui come una sorta di grosso mantello che lo ricopre sia davanti che dietro, come se fosse Ok. una mantella antipioggia. Tipo gelato. Appunto scende quasi a livello del suolo e poi scende dal bastone, lo sbatte per terra ancora una volta, facendo tintinnare gli anelli tra di loro. E dice: "Benvenuti, cari studenti. Qualcuno di voi probabilmente mi conosce, o finalmente è arrivato il momento in cui sono diventato troppo vecchio e i giovani d'oggi non mi hanno mai visto giocare. Il mio nome è Garda. Sono un ex giocatore professionista di Iperohi, lo sport magico che si Ok. effettua utilizzando cavalcature magiche volante, diffuso in tutto il mondo, è praticamente il calcio di questo mondo. E ha le stesse regole del Quidditch di Harry Potter. Ok, No, non è allora non è stupido, quindi stupido. non è Ok. Non molto credo. è un po' più semplice e complesso al contempo. Comunque, appunto, immaginatevi, ecco, è l'equivalente di Totti si presenta nel vostro liceo per insegnarvi a giocare a calcio. L'equivalente è questo. Pupone. Esatto. Michael Quindi Jordan ci che non sia sono. da. Esatto, è quel genere. Oh, beh, Michael Jordan a sto punto, però è tipo LeBron James si presenta a insegnare a giocare a basket al giorno d'oggi. Probabilmente non riuscirei a LeBron riconoscere LeBron James di viso. Non sono così tanto fan. James. Va bene, No. anch'io però la faccia. Volevo dire Tiger Woods, poi ho detto aspetta, È Tiger un Woods non è giocatore tipo di stato. golf. Sì, e non è stato tipo coinvolto in tipo Probabile. degli scandali sessisti o cose del genere. Forse Comunque, non era lui. forse lo stai confondendo con quell'altro. Comunque, Sì, quello sì, da Bill Rotelli. Cosby mi sta venendo in mente. Storici. Comunque, No, io mi e ok, ricordavo stiamo un parlando di un giocatore. sacco di Vabbè. cose a caso, torniamo alla cazzo di sessione. Vabbè, vabbè. Sì, O.J. Simpson, Oscar Pistorius, è pieno di gente del genere, lo sappiamo. Quindi, si presenta e dice: "Come sapete,
ci sono molti modi di utilizzare una cavalcatura magica volante. L'Iperohi è ovviamente soltanto uno di questi, però è quello in cui io sono esperto ed è lo strumento che utilizzerò per insegnare a voi, giovani matricole, come volare. Quindi, oggi ci concentreremo soltanto sulle basi e in futuro avrete occasione di sperimentare effettivamente con le regole del gioco e di prepararvi alla partita ufficiale, o meglio alla serie di partite ufficiali che ci saranno a breve in futuro, e ottenere quindi la vostra patente di volo. Ognuno di voi, in base alla vostra casata, ha l'opportunità di scegliere tra vari tipi di cavalcature. Ci sono scope volanti, ci sono oggetti Magitek di vario tipo. La casata Florin ha messo a disposizione per i suoi studenti creature magiche in grado di volare. Quindi, seguite il vostro cuore, perché quello che scegliete di cavalcare è metà del voto finale, si potrebbe dire. Scegliete quello che vi fa sentire che vi sembra più adeguato alla vostra persona e che vi fa sentire più sicuri in sella adesso. E sarete già un passo in avanti per riuscire a ottenere la vostra patente di volo. Io ho una domanda. Visto Sì. che io ho già cavalcare 5 con numero minimo 5, quindi significa che io in realtà ho già cavalcato, mi è già stato insegnato a cavalcare, io ho una mia scopa magica personale. Ma l'ho No, lasciata a perché casa. do per scontato che stavi cavalcando animali o cose del genere. Perché Ok. serve la patente? Ok, quindi devo pensare a che cosa potrei cavalcare. Le creature magiche sono esclusive della casata Florian, perché sono loro ad avere Ce l'ho già. la protezione. Strumento in Magitek, tavola da surf in stile Eureka 7. Ok. Non dovrebbe essere qualcosa di così personalizzato, però Ah, no. diciamo Avevo no. capito, valeva metà del punteggio. Sì, ma al momento vi danno roba standard comunque, però Ok. onestamente sai cosa? Ci sta, va bene. No, se no prendo qualcosa di un po' più standard, una scopa magica. Domanda, soltanto la casata Florin può utilizzare animali, Sì. non... Ah, ok, Sì, Alchemus e Cavalier di solito utilizzano scope o altri veicoli in Magitek, tipo motovolanti o cose del genere. E Noctis Cioè, ha anche il puoi fare tipo suo... Ghost Rider, quindi Sì, avere una moto volante. ma è... Non è una cavalcatura fatta apposta per volare, comunque non è una vera e Ok. propria moto volante, è che sembra una moto per via della forma e del fatto che è così che... Ok. Perché anche le moto sono a forma di cavallo alla fine. E cavallo. Io come cavalcatura voglio una Vespa Ok. con delle ali da aereo, tutto qua, retrattili. Ok. Quindi due reattori al posto delle... Mi devo trovare una foto, vabbè. Yes. Sì, ok, no, Comunque, è capibile, è la capibile. cavalcatura generica è un LA3 con due dadi azione esaltata in movimento, con uno di armatura fisica e numero minimo 10 a volare, perché mette la sicurezza prima di tutto, quindi non vi lascerà mai cadere in caduta libera, in pratica. Ok. Allora, Vespa, creatura magica. Ok, quindi, Emma,
Astra che cosa sceglie come cavalcatura? Vediamo un po'. Una volta che scegli non si può più cambiare, No, in potete pratica. cambiarlo poi, però... Però se ne trovi una sin da subito fa più effetto. Sì, diciamo di sì. Creature volanti devi mettere. Può essere una vespa gigante, proprio come Vedere. animale. Ah, Onestamente sì, l'insetto. onestamente sì, può esserlo. Una libellula, le Grazie, libellule viaggio sono fighissime. mi ricorda Viaggio nell'isola misteriosa. Sì. Le api Tieni conto che le giganti. libellule hanno una coordinazione incredibile, riescono a volare tutto in direzioni Le strane. libellule Belle. sono gli insetti Un volanti migliori che elicottero. abbiamo in pratica, Più sì. Più veloci, se non sbaglio. veloci non lo so, ma la loro Più coordinati. superiorità aerea è leggendaria in pratica. Sì. E il fatto che siano state nerfate rispetto alle libellule giganti che c'erano nel Carbonifero è dire tanto. Se quelle libellule esistessero al giorno d'oggi, potrebbero mangiare i gatti. No, volevo dire no. Mi piacciono i gatti. Vabbè, chi no? Vediamo. Quali è che sono le stat Ci vuole del druido? qualcosa di rapido e veloce per. Sì, sono esalate in movimento, ma non sono comunque cavalcature standard, quindi non immaginatevi qualcosa di follemente veloce o una cosa del genere. Perché, come ho scritto qua, mettono la sicurezza prima di tutto nella versione standard. Aspetta, eh. Ma non ti piacerebbe avere una coccinella gigante? Può Una anche non lumaca. essere un insetto, eh? Ok, ve l'ho mandato Mi stanno venendo in mente solo ve l'ho insetti. mandato su generale. Una lumaca con le ali. Ma Perché? perché no? Ma perché? Quelle sono le statistiche comunque. Vabbè. Altrimenti a volare ti vengono in mente soltanto gli uccelli, se non fai gli insetti. Può essere letteralmente anche un Pegaso, non è che... Ah, Uno ok. Un pterodattilo. cavallo alato. Sì. Sì. Vabbè. Intanto ci penso, poi ti dico. Vabbè, sì, lo capisco perché anch'io sono stanco e ci ho messo 3 minuti a ricordarmi la cosa del tizio, però. Bene, quindi, fatemi tutti una prova di volare. Beh, avete anche i 2 dadi extra del vostro veicolo adesso, quindi potete tirare un totale di 6 dadi, dipende da quello che volete fare. Ah, E ok, quindi possiamo dipende da quello decidere. che ci viene richiesto adesso, scusami. Vi stanno insegnando le basi del volo, in pratica. Il modo in Ok. cui cavalcare funziona in anime sangue è che il veicolo ha i suoi dadi azione e voi avete i vostri dadi azione. I dadi azione del veicolo possono essere usati solo per cose che può fare il veicolo, mentre i vostri dadi possono essere utilizzati per tutto quello che potete fare di norma, più qualcosa che potete fare con il veicolo. Quindi, ad esempio, potete utilizzare tutti i vostri dadi azione, sia del veicolo che vostro, per muovervi o per fare tiri o cose del genere. Allora, io Sì. vorrei tirare su interazione per far scintillare la magia blu e voglio che una specie di lucetta blu passi per le fessure del veicolo come se io lo stessi analizzando per farlo decollare in verticale. È fattibile? Ok, mi sono immaginato questa moto che al posto di andare dritta va in Allora, verticale. intanto abbiamo letto prima che Bellissima. tu, spendendo un punto magia con la magia blu, puoi imparare tutto quello che c'è da sapere su un oggetto magico, se è quello che intendevi. Per il resto è semplicemente... Interazione. Se vuoi partire ad alta velocità, è una prova di movimento con tutti i dadi che vuoi spenderci.
Va bene, partiamo ad alta velocità perché siamo speculati. Allora tirami tutti e 6 i dadi, i due tuoi e i due del veicolo con i due dadi bonus. Ok, 6 di 20. Io non ho movimento, che è movimento del veicolo più 6. Più 6, sì. Dai. Ok, è Nessun doppio. 18, esatto, 18 più 6, 24. Ok, quindi niente di troppo particolare alla fine, del resto è la prima volta che provi a guidare, a pilotare, a cavalcare una cavalcatura volante. Parti sì in verticale, ma non ascendi alla velocità che ti saresti aspettata effettivamente. Però dopo un po' raggiungi effettivamente un'altezza considerevole rispetto al suolo, tanto da vedere altre persone a livello del terreno che diventano molto molto piccole sotto di te. Ok, Sei quasi al livello delle mura esterne in termini di altezza. Voi? Io vorrei provare a vediamo. fare un 360 con il mio con il mio flyboard, skate, fly, snowboard, skateboard, flyboard, giusto? Con il mio flyboard, andare giù in picchiata e Overboard. curvare all'improvviso sgommando per poi riaccelerare verso l'alto. E fare un po' di acrobazie varie. Ok. Devo farli separatamente come tiri o posso tirarli Fai tutti in una tutti i sei volta? dadi semplicemente per il risultato completo della scena. Doppio 8 che però non batte un 20. Non batte il 20, diventa 26. Ok, riesci già a controllare un po' meglio di Marilyn, del resto tu hai già un po' più di esperienza con questo genere di veicolo e riesci anche a raggiungere Marilyn che in questo momento ha soltanto continuato ad ascendere, quindi piano piano l'avete vista salire come un ascensore in pratica, dritta verso l'alto. Invece io senza mani, Ok. wow! E poi mi riafferro. Astra, hai E poi ti scelto scatto. qualcosa da cavalcare? Ma per adesso provo una semplice scopa. Poi vediamo. Sì, poi Potevi senti. scegliere un gigantesco ornitorinco Ancora, volante. basta con queste cose. Può scegliere quello che vuole, tanto lo cambiamo poi nel caso. Avrei dovuto chiamare Allora, Pepe. 3 di 6. No, No, se. solo di 20. No, È com'è che solo di 20 qua. è? Ah. Quindi roll di 20. Beh, ne hai tirato solo Devi tirarne Ah, altri sì. 5. Non ho scritto 6. Sì. Cinque di 20. Nessun doppio. E il tuo movimento totale è sempre più 6 perché anche tu hai 0, giusto? Abbiamo tutti 0. Sì, che tanto puoi utilizzare i tuoi o quelli del veicolo. Il veicolo ha più 6, quindi in ogni caso ce l'avrebbe maggiore di te. Quindi sì, è un 23. Vuoi raggiungere le altre due anche te? Sì, a sto punto. A cavallo della scopa anche Elisabeth vi raggiunge in alto, mentre Marilyn continua ad ascendere. Adesso è anche più in alto delle mura, quindi è a circa 70 metri d'altezza, vorrei far notare. E si riesce a vedere il deserto al di fuori delle mura che si estende per centinaia di chilometri intorno alla scuola. Il contrasto con i prati verdi e i boschi all'interno delle mura è
estremamente evidente. Chissà quanta irrigazione artificiale hanno dovuto usare. Artificiale magia. Mentre siete lì, vedete una nube di polvere, espandersi all'improvviso in mezzo alla sabbia del deserto, o meglio, in mezzo alla polvere del deserto, perché non è un deserto molto sabbioso questo, effettivamente. È più arido perché era un campo di battaglia devastato dalla magia. E vedete una linea di fumo che si innalza dal terreno, dal punto dove c'è stata quella esplosione di polvere. E poi sembra prendere un arco e inizia a venire verso di voi. Ambus. What the fuck? Iniziate a sentire. Mentre passa sopra le vostre teste, lasciandosi dietro una scia di fumo e fiamme, con uno spostamento d'aria talmente forte che iniziate a roteare a bordo delle vostre cavalcature. Vedete passare ad alta velocità questa sorta di veicolo a forma di proiettile con una grossa scia di fumo che si lascia indietro. Fumo nero con fiamme concentrate di color rosso vivo che escono dal suo enorme reattore posteriore. Avete appena visto passare sopra la vostra testa, tipo una ventina di metri Quanto? neanche, una sorta di velivolo a razzo in pratica, che sfreccia da una parte all'altra dell'accademia nel giro di pochi secondi. E mentre passa, giureresti di aver sentito anche qualcuno fare. Fuck? Che cosa fate? Adesso per capire se è la Alchemus. Intanto sto salendo. Intanto stai salendo, sì. Posso usare i dati del veicolo? Ha preso sì. Il veicolo, questo veicolo non ha interazione, quindi non può interagire. Quindi sono solo 3 di 20. 3 di 20 Ci più. sono altri veicoli che sono in grado di fare cose più complesse di questo. Però 20 questo più. è un semplice trasporto comune, è come una bicicletta in pratica. Voi avete la bicicletta delle cavalcature volanti. Per Ok, non male. No, quella sembrava Magitech, non era magia vera e propria. Del resto è arrivata da fuori la scuola ed è passata al di sopra di essa e adesso sta andando dall'altra parte. Con neanche tanto controllo, sì, sembrerebbe. quindi è passato sopra la scuola Yes. ed sta andando in un altro deserto. Sì, perché il deserto circonda la scuola in tutte le direzioni. La scuola è stata eretta praticamente al centro dei campi di battaglia. E i campi di battaglia hanno inaridito metà del mondo, oltre a quasi distruggerlo, sì. Vedete il razzo che fa e inizia a cadere di nuovo verso il deserto. Che cosa fate? Ragazzi, andiamo a vedere. Intanto sto salendo. Io penso che sarebbe più sicuro riportarlo al professore. Ok, voi riportatelo al Concordo. professore. Io vado un attimo a dare un'occhiata, giusto per curiosità, non si fa male. Astra, puoi andare insieme a lei, visto che voi due non siete bravissime a volare. Ci metto un attimo, vado dal professore e ritorno. Perché sempre io? Perché siete entrambe lentissime. Io No, dico immagino, schizzando, esatto, dico schizzando nelle io onde. immagino che Elizabeth faccia quella cosa che tipo si gira all'indietro e fa un giro della morte, stando
quasi nella stessa direzione con la tavola da surf prima di scendere in picchiata, come se cavalcasse un'onda invisibile. Letteralmente quello che fa nel Eureka 7, tra l'altro. Solo che lì le onde diventano visibili quando la tavola ci passa sopra perché le trapar vengono eccitate dalla tavola, per questo generano resistenza. Ma non parliamo di fisica di fantascienza di un anime in questo momento. E bei ricordi. 2000. È bello vecchio anche Eureka 7, se ci pensate. 2005. Il mio primo anime. Quando è uscito il primo God of War. Il mio primo anime è stato Death Note, Non penso. risponde anche per me. No, Anche per il me. primo anime che ho guardato sapendo che fosse un anime e l'ho cercato perché sapevo che fosse un anime era Eureka 7, dopo che l'ho visto su Rai 4 la domenica mattina una volta. Tra l'altro nella puntata più Per me è spoilerosa stato che avrei detto. potuto beccarmi. La facevano Sì, in una stagione con per anche voi è Leon. stato, per voi è stato Death Note, maledetti normi che non siete altro. Noi lo guardavamo su MTV. Online. Guarda che me l'hai consigliato tu. Lo so, io lo so. Io lo guardavo su MTV. Io la E sei stato tu a fare quello che sì, comunque, e ricordiamoci che invece Bassa mi ha consigliato Gurren Lagann e poi ha citato di odiare il genere mecha, quindi non so che cazzo è successo tra un anno e l'altro. capolavoro. Allora, non Che considero Gurren capolavoro, Gurren Lagann. Lagann esponente completo del genere mecha. Va bene, Allora, io bellissimo. vado all'inseguimento del Yes. razzo. Quindi tu e Astra seguite il razzo? Io sì, Astra Vabbè, se vince. proprio dobbiamo, sì. Ok. Elizabeth va Boh, a è che non mi va di informare lasciarlo. l'istruttore, perché non è davvero un professore, è praticamente qualcuno che la scuola ha assunto per insegnarvi il Ok. volo. Che Ed è tra l'altro. appunto un ex giocatore professionista e campione di Hyperochi. Ma Che è una immagino. parola greca che vagamente si può tradurre con superiorità, quindi è il gioco della superiorità. Mi No, piace scusa, non come gioco. superiorità, supremazia. Mi piace un po' meno. Ma il professore comunque penso che si sia accorto di sto razzo che gli è Sì, passato sopra la testa. infatti dice: ah, immagino che dovremmo, che dovrei farlo presente a qualcuno se. Probabilmente l'avranno notato tutti passare lì sopra. Ti vede arrivare. Fulmer? Stavo Sì. per dire che ha detto Fulmer, sono ancora abituato alla campagna precedente. Sì, professore, purtroppo un veicolo di natura sconosciuta ci è passato sopra a pochi metri, mentre io e altri due miei compagni stavamo investigando, cioè stavamo provando le Sì, siete nostre salite nuove. parecchio, dovreste fare un po' più attenzione a volare a quell'altezza la prima volta. Beh, io ho un po' di esperienza in realtà col volo, quindi per me non è la prima volta. Però le mie due compagne si sono dirette a controllare che nessuno sia rimasto ferito. Se non è un problema, mi unirei a loro, visto che posso curare la gente. Ottimo. Mi assento per il resto della lezione, quindi arrivederci. Verrei anch'io, ma devo tenere d'occhio gli altri studenti, quindi manderò qualcun altro. Va bene. Ok, segui. Intanto, voi due raggiungete il luogo dello schianto, che si trova a circa 1 chilometro al di fuori delle mura, nel deserto. E c'è appunto questo cratere d'impatto. Una scia poi scompare perché ha rimbalzato, un altro e poi un altro con una scia definitiva dove si è fermato, con un paracadute che si è aperto e adesso è E c'è il sgonfio dietro il razzo. Vedete una figura vestita con una pesante giacca di pelle. Cappuccio d'aviatore con gli occhiali a visiera abbassati che coprono praticamente tutto il volto, la parte inferiore della faccia coperta da una maschera e con anche ginocchiere e vari rinforzi in generale
sui vestiti e cinture che fa fatica a slacciare mentre cerca di uscire dall'abitacolo. Che cosa fate? Signore, dico, ehi, lascia parlare me, lascia parlare. Beh, tutto bene? Ok. A maschera. Dimentica. Odio l'effetto ventosa. E là, spero di non avervi causato troppi problemi. La voce è piuttosto giovane. Ed è già quasi investito. No, fortunatamente no. Solleva, fortunatamente solleva no. La visiera e poi si toglie totalmente il cappuccio di cuoio. E vedete quello che è praticamente un ragazzo umano con i capelli corti e spettinati, schiacciati appunto dal casco che indossava. Ah. Sì. Capelli neri, occhi verdi e senza ombra della barba, quindi è piuttosto giovane questo ragazzo. O comunque la sua genetica non lo ha fornito con una barba, effettivamente. Si rivolge a voi e dice: Accademia di Magia Arcaneos, immagino, visto che fluttuate a 5 metri da terra. E te sì, confermo. Sì. Cool. Siete qui per arrestarmi? Non ne ho idea. Hai fatto Siamo qualcosa? Studenti. Non si può mai sapere. Siete qui per uccidermi? No. Ripeto, siamo. Lascia parlare. Siete studenti di magia. Siamo studenti. È una cosa un po' diversa, sì. Sì, siamo tipo qui da 2 giorni. Ah. Perciò. A mia discolpa, non avevo mirato alla scuola. Ho avuto un problema alla deriva e sono andato nella direzione opposta rispetto a dove intendevo andare. La sabbia è penetrata. Ah, la sabbia è penetrata dappertutto. E te dov'è che dovevi andare? Infatti. Oh, volevo fare un volo al di sopra del deserto, un volo di prova. Però la catapulta ha avuto un malfunzionamento e sono partito in verticale. Quindi sì, niente da vedere. Chiedo scusa per il disturbo e. Si rende conto che non può trasportare a forza di braccia il razzo metallico che l'ha portato fin qui. E dice: Ehi, non è che sapete dove posso trovare un carro da qualche parte? Puoi venire a parlare con i nostri professori. Oh, preferirei di no. E per quale motivo? Diciamo che di solito i maghi non la prendono molto bene quando un privo di magia si mette a far volare razzi potenzialmente distruttivi al di sopra delle loro teste, soprattutto quando ci sono studenti di mezzo. Capisco. Non c'è altro da fare. Tempo di detonare questa cosa, non posso permettermi che lo prendano. E vedete che inizia a trafficare con i cavi elettrici all'interno. A quel punto arriva Elizabeth e vedi questo tizio che dice: la detonazione dovrebbe darci abbastanza tempo per allontanarci senza ulteriori effetti negativi. Ragazze? Sì, ha detto che voleva attraversare il deserto, insomma la sua catapulta è andata male. E deve far detonare il razzo perché non vuole che non posso portarlo via e non ho intenzione di lasciarlo qui. Sì, non vuole che i maghi credo che sia Magitech, quindi lui non è dotato di magia, però non vuole che i maghi lo scoprano, una cosa di questo tipo. Qual è l'opinione della mia casata nei confronti di quelli non dotati di magia? Plebei peggio di Astra perché non possono usare la magia. Ricordiamoci, la tua è una casata magica, quindi.
sì. Dimmi un po', quale sarebbe il raggio dell'esplosione di questo marchingegno? Vedi che si ferma un attimo. Uff, direi che i detriti probabilmente voleranno fino a 20 metri al massimo. E il congegno dopo quanto esploderebbe una volta attivato? Non lo so, potrei darmi 30 secondi. D'accordo, Tu quindi andiamo via. pensi di far esplodere un congegno in 30 secondi con un'esplosione che ha visto l'intera scuola e sperando che tutto questo passi inosservato? Wow, oltre ad essere incapace sei anche stupido allora. Che mi posso aspettare? Senti, signorina, non ho molte opzioni qui. Non posso sollevare questo affare e portarlo via. E siamo in mezzo al deserto, quindi non vedo altra soluzione al momento. Se vuoi ti do un passaggio io per andarcene. Grazie, apprezzo, ma non è quello il punto. Va bene. Potrei provare a farlo ripartire ora che ci penso, però onestamente non so quanto mi fido dopo che sia partito nella direzione opposta a quella in cui intendevo. Posso fare un tiro di interazione? No, uso la magia blu per analizzare il Ok. veicolo per vedere come è messo, quindi Spendi spendo un. un punto. Sì. Ok, Elizabeth ha dato a questo tizio dell'idiota. Tu, utilizzando la tua magia blu, No, no, ho dato sì, dell'incapace e dello incapace e stupido. dello stupido, sì. Analizzando questo tipo, questo congegno è piuttosto complesso. Quindi o non l'ha costruito lui, o se l'ha costruito lui, Elizabeth non gli dà abbastanza credito. Il fatto che abbia volato nella direzione opposta sembra essere un piccolo problema tecnico a confronto rispetto a come funziona effettivamente il motore di questo affare e il fatto che il pilota non sia morto all'impatto. Per il resto, sembra un po' danneggiato, ma letteralmente l'unico motivo per cui sta cercando di distruggerlo è che non può portarlo via, perché altrimenti è sicuramente recuperabile in qualche modo. Senti, ragazzo, com'è che hai detto che ti chiami? Ah, non ci siamo presentati. Io sono Thomas. Piacere. Piacere, io sono Marilyn. Ascolta, e te? Sei proprio convinto di poterlo di... Scusa, l'hai costruito tu? Sì. È il mio Sei Mark proprio... III. Oh. Quindi c'è stato anche un Mark 1 e un Mark 2. Il Mark I non è durato molto, onestamente. Sei proprio sicuro di volerlo distruggere? Lo so che i maghi non vogliono che tu tocchi la magia, però questa roba sembra molto più avanzata della roba che abbiamo noi a scuola. Beh, non è magia, è magitech, che è un'altra cosa. Il problema è che non ho una buona reputazione con quelli all'interno della scuola e non vorrei farmi trovare qui con questa roba quando arriveranno. Stanno arrivando, vero? Sì, purtroppo Sì. sì. Ok. Allora non c'è altro da fare. Tira fuori il suo coltellino svizzero. Inizia a togliere l'isolamento dai cavi elettrici. Aspetta un attimo. Ascolta, non è ancora riparabile. Non è che è ancora riparabile. Vuoi volare via? Potrei, ma avrei bisogno di un qualche modo per staccarmi da terra. Ah, staccati da terra, staccati da terra, staccati Ho da terra. citato una catapulta, no? Quest'affare non può decollare per conto suo, purtroppo. Io ho visto che vedo Mariner così tanto presa da questa cosa qua. Non sono Mariner. Sì, scusami. Iniziamo tutti con la M, i tuoi personaggi. Visto che vedo Marilyn così tanto presa da questo stupido individuo, le chiedo se è sicura che ne valga la pena aiutare questa persona. Ci Beh, geniale, non ho visto cosa ha fatto. ha quasi ucciso, si è quasi fatto uccidere da solo, è quasi Costruito. esploso, ha cercato di nascondere questo marchingegno passando sopra la scuola. E te no, voleva passare sopra il deserto.
Ed è un congegno geniale, Ed noi è non abbiamo passato sopra la niente. scuola mentre voleva andare sopra il deserto. Vale così tanto questo pezzo di latta, lo dico tirando due calci al pezzo di latta che c'è lì. Credo di sì, credo che la casata Alchemus, se vedesse questa cosa qua, impazzirebbe. Non puoi usare l'influenza di tuo padre allora per No, ok, tipo. non è che la casata Alchemus impazzirebbe, però è come se un teenager costruisse un motore a jet del tipo di quelli che montano sui caccia del suo garage di casa, in pratica, è Cioè, l'equivalente. in America ci sono stati ragazzi che hanno costruito le, Sì. reattori nucleari in E bombe casa. atomiche, sì, lo so. Cose strane. Davvero? È Sì, successo? Una chi? studentessa ha costruito una bomba atomica per un progetto scolastico. E io ho sentito invece di un ragazzo che ha costruito un reattore Yep. nucleare, penso Sì, fosse, ma i reattori in nucleari qualche. sono relativamente più semplici di quanto penseresti da costruire, il problema è tenerli sicuri. A quanto pare, no, infatti non era troppo sicuro. Mi pare che c'è stata una cosa di radiazioni che hanno dovuto evacuare tipo tanta gente. Quindi non sono più, immagino. No, ma comunque, tipo, non puoi chiedere a tuo padre, usare l'influenza di tuo padre per chiedere tipo il brevetto, la protezione della ricerca di questo ragazzo. Suo padre. Mio padre non mi dà molto ascolto, però. Ok, Thomas, ti prego non lo distruggere. Stava mordendo i cavi a questo punto per far prima. Cavi elettrici, vorrei ricordare. Ok. Immagino che tornerò a prenderlo dopo. Alza lo sguardo guardando dietro di voi. Stanno arrivando. Tempo per me di svanire. È stato un piacere, Marilyn e. Amica di Marilyn e altra amica di Marilyn. Direi spero che ci rivedremo, ma non sono sicuro che sarebbe una buona idea. Nigerunda yo! E scappa. Lol. Che personaggio pittoresco. Lo dico con un po' di disgusto. L'uscita alla JoJo Sì, sta. era molto strano. Ah, è un tipo interessante. Peccato che non si abbia voluto dalla scuola. Per Ne facciamo? Che ne vuoi te fare, scusa, tutti sono di questo interessanti. marchingegno, Marilyn? Lo studiamo? Ok, quindi vuoi portartelo via te? Sì, in qualche modo aspettiamo i professori, teniamo bene qua e cerchiamo di non farlo saltare in aria. Io intanto mi infilo nella cabina. Hai già una mezza idea di come convincere i professori a fartelo tenere? Non devo tenerlo io, deve tenerlo alla casata Alchemus. Ah, ok, allora quello è già più fattibile. Emma, cos'è che hai detto? Ho detto. Oh, non mi ricordo. Siamo tutti Cominciamo ad essere un stanchi. po' tutti Sì. No, stanchi sì. qui. Non mi ricordo proprio. Bene, che cosa ne sarà del veicolo e altre cose lo scopriremo la prossima volta. Sì. È quello che Che cosa ne sarà di noi penso che lo stessi? prenderanno i professori. E concludiamo tornando alla grotta dell'altra sera. Ah, Dove ancora c'era il bestia. vuoto, dove una creatura cammina e raggiunge i rimasugli semifluidi della creatura spazzata via da Elizabeth. Annusa l'aria nei dintorni, osserva il liquido rimasto. Passa gli artigli sulla parete, tracciando dei solchi nella pietra senza alcuna fatica. E prosegue verso l'uscita della grotta.
Ecco. Fine della sessione. Okay. Vi ha liberato un mostro, okay. Ecco. Beh, non noi, ci ha semplicemente seguito perché qualcuno ci ha buttato dentro. Non sono stato io. Ho cercato di tenere un po' più vive le cose rispetto alla scorsa volta, mettendoci un po' più di eventi, anziché lasciarmi guidare da quello mi che aspetto volete voi. combattimento con Minotauro e Friends Volevo prossima sessione. farlo, ma mi sono reso conto che se l'avessi fatto non sarei riuscito a fare la lezione di volo e l'introduzione di Thomas che avrei voluto introdurre già alla fine dell'episodio 1, ma ho pensato no, non ha senso in questo momento. Ma a tal proposito ti volevo chiedere, ma hai una mezza idea di quanto durerà ancora la campagna? Perché sembra che stia andando Avevo abbastanza detto bene. 6 episodi, no? Sì. Probabilmente saranno più tipo 8. Ok, A quindi sono buona. questa velocità saranno più tipo 8. Ci sta, ci sta. Quindi, Prenditi pure del calmo. per la prossima sessione ci concentreremo un po' di più sul Supremazia, il gioco, perché quando faremo una prova, e poi perché quando farete la partita sarete al livello 3, quindi dobbiamo prima fare qualcosa che vi porti al livello 3, dobbiamo fare qualcosa che lo giustifichi, quindi faremo un salto in avanti del tempo e iniziate a pensare alla prossima magia che prenderete. Però per la Ecco. prossima volta saremo ancora più o meno a vicini a questo giorno, quindi non ci sarà ancora il salto in avanti nel tempo. Faremo un po' di esercitazioni, potrete interagire con gli altri, probabilmente vi scontrerete di nuovo con i bulli, probabilmente incontrerete di nuovo Thomas, perseguirete i vostri scopi personali e vedremo. E se volete vi mando anche le regole del gioco. Però onesta, no, sai cosa? Probabilmente è meglio se le spiego in presenza perché A, a voi non piace leggere, B, probabilmente è meglio. Quindi, Ok. buonanotte. Buonanotte, volevo chiedere anche un'altra cosa. Ah sì, Dentro o punti fuori da. eroismo. Ah sì, punti di eroismo uno a testa perché ancora non mi sento di darvi punti come se stesse facendo delle missioni perché non avete fatto proprio delle missioni e non so se ci saranno effettivamente delle missioni in questa campagna a questo punto, quindi vedremo. Ok. Non so bene come trattarla onestamente perché non l'ho pensata come una campagna in cui avete missioni da fare, quindi penso che utilizzerò il livello per trama, diciamo. Com'è che si dice? Avanzamento per trama, tipo. Vabbè, avete capito cosa intendo? No, siete troppo stanchi. Pazienza, fermo la registrazione e basta, perché altrimenti. Ah, non è ancora fermata. Io pensavo No, avessi fermato tipo no, un bel l'avevo po'. chiesto anche, però vabbè, ciao. Cioè, volevo chiederlo, però. Lasciamo stare, la gente ci vede delirare. Vai. Ricordati di mandarti anche i prodigi poi. Sì.